Sediamoci, ci sono posti. Sediamoci. Vi conosco a uno a uno. Vi conosco a uno a uno. Non mi scappare. Ok, grazie di aver accolto il nostro invito, della vostra presenza. So che ci sono amici che arrivano dal Piemonte, vero? C'è il Piemonte? Eccoli là. Ci sono amici che arrivano da Trento. Trento, eccoli là. Poi c'è il Veneto, c'è la Liguria, c'è la Toscana, ci sono i fortunati che vengono da Roma. Benvenuti a tutti. Ora, Rimini, Emilia, Romagna, ok. Benvenuti a tutti e grazie della partecipazione. Oggi è un momento molto importante per noi, Associazione MMT Italia, per dare un piccolo assaggio di quella che è la nostra associazione. Abbiamo voluto introdurre gli interventi di oggi con un video di 5 minuti. Chiedo la cortesia alle persone di prendere posto e magari di sedersi. Ok. Oggi abbiamo due persone molto importanti per noi come Associazione MMT Italia, che sono il professor Warren Mosler e il professor costituzionalista Daniele Trabucco, che sono le due persone che hanno aiutato la nostra associazione a buttare giù quello che è il piano di uscita, di ripristino del modello socio-economico costituzionale che trovate e che vi hanno consegnato all'ingresso. Per introdurre la nostra associazione, chiedo a Gianluca di lanciare, ad Alessio, di lanciare il video che potete vedere su quel monitor, su quello schermo. Grazie Alessio. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi, dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Because of the structural reforms, we are actually destroying domestic demand through fiscal consolidation. Comincerò la mia presentazione vera e propria con una citazione. Citazione del responsabile del Ministero delle Finanze francese. Mi ha detto: professore, lei deve capire perché esiste il sistema europeo. Che cosa vogliamo? Vogliamo distruggere per sempre la gente. Vogliamo creare una nuova tipologia di europeo, una nuova popolazione europea disponibile ad accettare la sofferenza, la povertà, una popolazione disposta ad accettare salari inferiori a quelli cinesi. Devi avere in mano gli strumenti per fare questa lotta. E allora ecco che questo strumento, questi strumenti economici ci riportano il potere lì, uno Stato legittimato dai cittadini con una propria moneta sovrana che la spende nell'interesse primario dei cittadini per creare piena occupazione, pieno Stato sociale, piena sanità, pieni alloggi, piene infrastrutture e aiuti alle aziende. E tutto questo è vero. The governments are the only ones who can create their own currency. Here in the Eurozone, governments spend in euros and tax in euros, but cannot create the currency. Quindi il territorio al di sopra di questa linea trasversale è insostenibile per il settore privato. Quindi l'unico spazio sostenibile è quello al di sotto di questa linea. E qui vediamo la situazione per un paese che utilizzi l'euro e che ha anche
abbia un deficit dei conti correnti. Vedete? Occupa uno spazio piccolissimo. E questo è lo spazio che a voi, lo spazio di manovra che viene concesso a voi. I'm wondering, can the ECB ever run out of money? Well, technically no. We cannot run out of money. I know you're really worried about the debt. Okay, poor little guy being born into all this debt, and everybody in the country is worried about the debt. I know, don't cry. It's okay, it's okay. Now I'm going to tell you how you can pay off the debt. You need to remember this when you get a little bit older. Okay, what you got to do is you got to sneak into the Reserve Bank when nobody's looking. On the day those bonds need to be paid, you sneak into the Reserve Bank, and you then debit the securities accounts and credit the reserve accounts. You got it? Non ci sono vincoli finanziari per un governo che emetta una propria moneta. Lo Stato lancia questo programma di piena occupazione, assume chiunque sia disposto a lavorare e fissa il prezzo del lavoro. When the economy decelerates, the budget expands as those workers enter the public sector. As the economy, so it has an expansionary effect. When the economy grows, the budget automatically contracts as workers move out into private sector jobs. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova? Bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Sono passati quasi 10 anni da quando mi sono imbattuto in una lettura di un saggio che mi ha sconvolto a dir poco la vita, che mi ha aperto tutto il mondo. Il saggio a cui mi riferisco è il saggio di Paolo Baynard, Il più grande crimine. Io quando ho letto quel testo sono stato 3 mesi senza riuscire ad accendere la televisione. Lì mi si è aperto un mondo. Lì Paolo ha indicato a tutti noi, la maggior parte di che siamo qui presenti, la strada che dovevamo percorrere. Paolo ci ha fatto un grandissimo regalo. Il 22 e 23 di febbraio, se non ricordo male, del 2012, ha organizzato un evento a Rimini, un fine settimana con 5 macroeconomisti della MMT. Pensavo fosse l'unico, uno dei pochi pazzi a voler partecipare a questo evento. Ci siamo ritrovati 2200 persone, cittadini che venivano da tutta Italia per quel fine settimana ad ascoltare gli economisti che ci venivano a parlare di MMT. Grazie Paolo, grazie a te. Da lì avevamo 2 possibilità. Abbiamo scoperto la strada. Abbiamo capito come funziona l'economia, come gira il sistema monetario, ce lo teniamo per noi. Altrimenti l'altra strada era, no, questa deve essere consapevolezza diffusa, dobbiamo andare dalla gente e parlare di queste cose in modo molto semplice, in modo tale che ci sia un risveglio delle coscienze basate sulle competenze e sulla conoscenza. Qui è partita l'associazione MMT Italia, gruppi territoriali, siamo andati in tutta Italia a rappresentare questa nuova teoria economica che apriva proprio un mondo nuovo, paradigma assolutamente ribaltati da quelli che erano le notizie mainstream che ci venivano dati, e abbiamo fatto divulgazione, formazione e studio. Durante il nostro percorso di studio ovviamente ci siamo fatti la domanda, sì, l'economia è uno strumento, però lo strumento da chi è regolato? Chi decide che tipo di modello? E quindi ovviamente siamo andati a studiare quelli che sono i trattati europei, perché questo modello socio-economico deriva dalle norme dei trattati europei.
abbiamo studiato i trattati, li abbiamo messi in confronto con la nostra Costituzione, in particolare sui primi 4 articoli della nostra Costituzione, dall'articolo 35 al 47, che è la parte prima e la parte economica. E abbiamo visto quali erano le differenze tra il modello socio-economico costituzionale e il modello ordoliberista derivante dai trattati europei. Beh, abbiamo scoperto un mondo, totale incompatibilità. La MMT, la teoria moneta moderna, era lo strumento che realizzava il modello socio-economico che i nostri padri costituenti avevano delineato nel 1947. Quindi abbiamo detto, abbiamo la MMT che può realizzare la nostra Costituzione. Quindi le motivazioni per cui l'Associazione MMT Italia sta presentando oggi il piano di ripristino costituzionale deriva proprio da queste considerazioni che sono durate quasi 10 anni. Grazie al supporto di Mosler, grazie al supporto di Daniele Trabucco, abbiamo perfezionato quelle che sono le linee guida di questo percorso che vogliamo condividere con voi oggi direttamente dalla voce dei protagonisti, in modo tale che sia parola diffusa, che sia parola si può fare, è l'intuizione del nostro professor Mosler. Infatti Mosler quando gli dà un concetto, ti ribalta, nel senso che ti apre un mondo che neanche aspettavi esistesse. E quindi nella sua semplicità Mosler ci ha indicato la strada per cosa? Per andare a parlare alla gente di uscita dall'Unione Europea, di applicare un modello di uscita dall'Unione Europea e dell'Euro senza spaventarli, tranquillizzando le persone. E questo è utile nel momento in cui io sto portando avanti un'idea politica. Qui sono presenti e ringrazio Stefano D'Andrea e Gianluigi Paragone, che sono due dei rappresentanti di quei movimenti che si rivolgono ad un'idea politica di applicazione della Costituzione del 48. Okay? Quindi dare questi tipi di informazioni a persone che in prima trincea stanno lottando da un punto di vista politico per realizzare questo progetto, per noi come associazione culturale no profit è il massimo a cui potevamo ambire. Quindi ringrazio tutti voi, lascio la parola così entriamo nel vivo al professor Trabucco. L'intervento del professor Trabucco è essenzialmente quello di dare le sue competenze dal punto di vista della Costituzione, ma anche evidenziare quelli che sono gli elementi di fortissima criticità tra il modello socio-economico costituzionale e il modello dei trattati europei. Grazie e buon convegno. Si sente? Si sente? Sì. Allora, grazie a tutti, buon pomeriggio, grazie a questo onore che mi fate di essere qui con voi oggi per confrontarsi sulle modalità, da un punto di vista ovviamente giuridico, perché questo è il tema che io sono chiamato a trattare. Poi il professor Mosler, molto più autorevolmente di me, lo dirà da un punto di vista economico, di possibilità di uscita da parte dell'ordinamento italiano dall'Unione Europea. Prima di entrare nel dettaglio delle procedure che cercheremo di analizzare insieme, io credo che sia doverosa una premessa. Perché uscire dall'Unione Europea? Cioè, quali sono le ragioni che ci portano a ritenere necessaria e, passatemi il termine, improcrastinabile l'uscita dall'ordinamento comunitario? Voi sapete che quando nasce lo Stato moderno,
600, 700, 800 con uno sviluppo graduale, lo Stato si pone come una entità esterna agli spazi commerciali, al mercato. Lo Stato cioè ha come compito quello di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, garantendo la giustizia e l'ordine pubblico. Quindi è lo Stato esterno al mercato. È una realtà che si pone al di fuori del mercato, deve assicurare cioè le condizioni affinché il mercato si sviluppi in maniera armoniosa, in maniera regolare. Questo è il modello di Stato, lo Stato liberale, che noi abbiamo visto affermarsi tra il 700 e l'800 in fieri, con una progressione graduale e lenta, e che ha subito poi, dopo la tragedia delle guerre mondiali, soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, ha subito una evoluzione. Cioè, lo Stato non si limita più ad assicurare l'incontro tra domanda e offerta, non si limita più a riconoscere i diritti civili, i diritti politici, ma è uno Stato che interviene proprio per superare quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Cioè è uno Stato interventista. È uno Stato, cioè, che attraverso il riconoscimento e la garanzia dei diritti sociali, cioè delle precondizioni per l'esercizio dei diritti civili e dei diritti politici, cerca di superare le diseguaglianze. Ritiene cioè che l'eguaglianza formale, cioè la parità di tutti i cittadini davanti alla legge, non sia più sufficiente, è importante, ma non è più sufficiente, bisogna andare oltre. Bisogna cioè realizzare l'eguaglianza sostanziale. Ecco allora i diritti sociali. I diritti sociali, pensate alla pensione, l'istruzione, la salute, sono tutte precondizioni fondamentali senza le quali noi non potremo godere appieno, non potremo avere appieno una consapevolezza circa l'esercizio di diritti civili e di diritti politici. Quindi gli stati nazionali, dopo il secondo dopoguerra, dopo il 1945, diventano degli stati sociali di diritto, quelli che con una terminologia inglese sono chiamati i welfare states, gli stati di benessere letteralmente. Stati cioè che intervengono soprattutto con misure di tipo keynesiano e neo-keynesiano per rimuovere gli ostacoli che impediscono una piena partecipazione attiva, democratica alla vita dell'ordinamento giuridico statale. E la Costituzione Repubblicana Italiana del 1948, ma in generale anche le altre Costituzioni dei paesi europei, pensiamo alla Grundgesetz, la legge fondamentale tedesca del 1949, la Costituzione della Quinta Repubblica Francese del 1958, tutte le Costituzioni dei paesi scandinavi, vanno proprio in questa direzione, cioè vanno a delineare un modello di Stato sociale di diritto. Però parallelamente all'affermazione dello Stato sociale di diritto, negli anni 50 del secolo scorso, in maniera graduale ma inesorabile, viene avviato il percorso di integrazione europea. Nascono le comunità europee negli anni 50, la CECA con il Trattato di Parigi del 1951, la CEE, la Comunità Economica Europea, con il Trattato di Roma del 57, e la CEA o Euratom, sempre con il Trattato di Roma del 57. E avvengono attraverso un meccanismo che non è democratico,
e che ha caratterizzato e caratterizza oggi la struttura dell'Unione Europea, cioè di un percorso di integrazione che mette insieme mercati e istituzioni, ma non coinvolge i popoli. E i popoli sono l'aimat, sono l'anima dell'Europa. Non mette insieme i popoli, non mettere insieme i popoli vuol dire non mettere insieme la loro storia, la loro cultura, la loro tradizione. È un'unificazione, cioè, che parte dall'alto, è un meccanismo che parte dall'alto, che ha tutto tranne che di democratico. È un meccanismo, il percorso di integrazione europea, scandito nelle varie tappe. Ci sarà poi una graduale adesione dei vari stati alle comunità, ci sarà l'atto unico, ci sarà Maastricht nel 1992, per arrivare fino al Trattato di Lisbona del 2007, che è il trattato che oggi regola le funzioni degli organi comunitari, le competenze dell'Unione, le fonti. È un meccanismo che vede sostanzialmente tutta una serie di decisioni non democratiche, decisioni prese dall'alto, di cui i popoli europei sono in qualche modo i destinatari passivi, non sono cioè i protagonisti attivi nella costruzione del percorso di integrazione europea. E questo è problematico, perché non è un caso che oggi i sentimenti anti-europeisti siano sempre più diffusi. Perché? Perché l'ordinamento comunitario, l'ordinamento dell'Unione Europea, è visto come un qualcosa di estraneo, come un qualcosa di lontano, come un qualcosa che omologa, che cerca di far venir meno le differenze e quindi le peculiarità dei singoli popoli europei, prima che degli stati europei, dei popoli europei. È una sorta di globalismo cosmopolita, un'unione dove non ci sono barriere, dove non ci sono differenze, un'unione che costituisce il terreno che ha portato, soprattutto con Maastricht, a partire dal 1992, alla affermazione di quella ideologia che è il neoliberismo. Ed è un'ideologia pericolosa, che si è affermata soprattutto a partire dal 1992, dal Trattato di Maastricht, e poi via via Amsterdam, Nizza, il Trattato di Lisbona del 2007. C'è quell'ideologia per cui gli stati, pur senza cambiare, senza modificare formalmente le loro costituzioni, la Costituzione italiana non è cambiata, non ha subito mutamenti per adeguarsi alle norme della governance economica europea, non è stata modificata. Però in realtà proprio quell'ideologia, come un cancro dall'interno, ha non solo eroso sempre di più le sovranità nazionali, le sovranità statali, e ha portato a una deterritorializzazione del diritto. Il diritto è sempre meno territoriale, ma ha portato anche a stravolgere le forme di Stato, cioè il modello di Stato sociale di cui discutevamo prima, cioè che si era affermato con le Costituzioni a partire dal secondo dopoguerra, e che era una evoluzione dello Stato liberale, dello Stato di diritto. Perché l'ideologia neoliberista ha portato gli Stati a non essere più delle entità esogene al mercato, cioè esterne al mercato, ma uno tra gli attori globali, cioè realtà che sono perfettamente e pienamente integrate negli scambi commerciali. Oggi lo Stato deve prima di tutto essere credibile sui mercati.
Ma se lo Stato deve essere credibile sui mercati, se questa è la sua priorità, allora vuol dire che lo scopo della realizzazione, del raggiungimento graduale, difficoltoso, del superamento di quegli ostacoli di cui dicevamo prima, di ordine economico-sociale, quindi la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale, non diventa più il fine prioritario dello Stato. Se lo Stato deve essere credibile sui mercati, vuol dire che nell'agenda politica deve mettere al centro della sua azione altre priorità. Cioè deve in qualche modo garantirsi davanti al mercato. Deve mostrare al mercato la sostenibilità del proprio debito. Deve non intimorire gli investitori. Ma così facendo, e questo attraverso le leggi di bilancio è evidentissimo, le leggi di bilancio sono la cartina di tornasole in cui gli stati mutano la loro pelle, cioè cambiano da stato sociale di diritto a stato neoliberista, e attraverso le politiche di bilancio gli stati vanno sempre meno a realizzare l'eguaglianza sostanziale e sempre di più a cercare di conformarsi a un'ideologia neoliberista e globale. Ma vedete che tutto questo è avvenuto senza modifiche espresse, senza modifiche formali della Costituzione. Anzi, per dirla con un grande neoliberista che è von Hayek, le Costituzioni sono un problema per gli Stati. Perché? Perché impediscono agli Stati di aderire ancora pienamente e completamente alla globalizzazione. Sono un freno. Per l'Unione Europea gli Stati sono un problema. Sono un problema perché le Costituzioni, quantomeno, sono ancora delle, mi si passi questa espressione marxista, delle sovrastrutture che possono rallentare il fenomeno di integrazione. Per l'Unione Europea gli Stati sono un problema, le Costituzioni sono un problema. Qual è l'obiettivo? Quello di scardinare le Costituzioni. Ma scusate, ma che cosa ha fatto il Parlamento e il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea con il regolamento dell'Unione numero 241 del 2021, del febbraio scorso? Il regolamento che stabilisce le modalità attraverso le quali viene dato il via libera al cosiddetto recovery plan. Che cosa fanno? Vanno a elargire agli Stati tutta una serie di fondi, alcuni a titolo di prestito, altri a titolo di sovvenzioni, con i quali la Commissione europea, ma più in generale potremmo dire l'Unione, va a rompere l'ultima membrana di sovranità che spetta agli Stati membri. Perché anche se quei fondi intervengono in ambiti di competenza degli Stati membri, cioè ambiti che non sono né esclusivi dell'Unione né concorrenti, l'erogazione di quei fondi è subordinata alla valutazione preventiva che fa l'Unione sulla base degli obiettivi che l'Unione ha dato con quel regolamento. E quindi capite che anche se sono sfere che sono formalmente di competenza degli Stati membri, l'Unione ha un potere e ha avuto un potere di decisione. Di decisione perché indirettamente condiziona e ha condizionato il rilascio di quei fondi al raggiungimento degli obiettivi che l'Unione si è data pur nell'ambito di competenze degli Stati membri. Quindi in questo modo, attraverso quel regolamento, si è violato un principio cardine che regola i rapporti tra i 27 e l'ordinamento comunitario, che è il principio di attribuzione. Viene eluso, viene bypassato, viene rotta l'ultima membrana di sovranità degli Stati membri. E questo è stato fatto nel silenzio e nell'inerzia del Parlamento.
senza che alcuno, tranne poche eccezioni, ovviamente, alzasse la voce e dicesse no. Dicesse no. Perché vedete, questo modello neoliberista ha delle ripercussioni, filosofiche, ha delle ripercussioni antropologiche, ha delle ripercussioni sociali oltre che economiche. Questo modello ha trasformato, diciamocelo in faccia, ha trasformato l'idea di uomo che la tradizione occidentale, europea, ci ha consegnato. L'uomo fatto di rapporti, fatto di relazioni. L'uomo aristotelico. L'uomo animale politico, diceva Aristotele. E ci ha portato invece all'uomo economicus, all'uomo monadico, all'uomo che ricorre al mercato per soddisfare i propri bisogni e i propri appetiti. Ecco il trionfo del neoliberismo. La persona è degradata a monade, è degradata a individuo. Ma se la persona è degradata a individuo, la persona davanti a sé ha solo bisogni da soddisfare, non ha più un pensiero, non c'è più una verità da ricercare, sia pure in maniera sofferta, non c'è più, i tedeschi romantici lo chiamavano uno streben, uno sforzo per ricercare la verità. Si afferma il nichilismo, nel senso nicciano del termine. Nulla rimane nelle mani dell'uomo. La Gaia scienza di Nietzsche, la Gaia scienza. Quanto oggi il titolo di quest'opera di Nietzsche è prepotentemente attuale in epoca di emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. Quanto oggi noi ci rivolgiamo alla scienza e la riteniamo come qualcosa di gaio, come il nuovo immutabile di severiniana memoria. Allora, si può reagire davanti a tutto questo? Sì, si può reagire, ma dobbiamo farlo presto. Io penso che questo sia l'ultimo treno che abbiamo. E se non abbiamo il coraggio di prenderlo, il rischio è che questo paese perda la memoria della propria storia, perda la memoria della propria identità, perda la memoria della propria peculiarità. Non è vero che le frontiere discriminano. Le frontiere, come diceva Debré, sono forse lo strumento che permette un dialogo autentico. Pensate al confine che divide la mia casa da quella del vicino. Io posso interfacciarmi e riconoscere chi è il vicino proprio attraverso quel muro, quella linea di confine. Perché io non posso costruire solo i ponti, perché il ponte che collega due sponde ha delle basi, si fonda su delle basi che devono essere forti, solide da una parte e dall'altra, altrimenti io attraverso il ponte e cado, crollo. Noi guardiamo al ponte, al momento unitivo, ma ci dimentichiamo del momento fondativo, ed è questo che noi dobbiamo recuperare. Il ritorno alla sovranità nazionale, che è anche sovranità monetaria, ma che non è solo sovranità monetaria, vuol dire recuperare la territorialità dell'ordinamento, vuol dire recuperare quel momento fondativo, vuol dire recuperare quella storia che oggi, nell'epoca globale, è diventata
baumanianamente liquida, gassosa, evaporata. Qual è l'anima dell'Europa? L'Europa non è stata in grado nemmeno di riconoscere le proprie radici giudaico-cristiane. Non è stata in grado di riconoscere la propria tradizione filosofica. Non è stata in grado di erergere quelle frontiere che sole possono costituire un dialogo. Perché senza frontiera non c'è dialogo. C'è confusione. C'è commistione. C'è caos. Ecco che allora, con gli amici della MMT, abbiamo deciso, con grande umiltà, di valutare in maniera pacifica, democratica, nell'alveo del Trattato di Lisbona, di valutare se ci sono i presupposti per uno scatto di orgoglio. E la risposta che la politica deve dare, ma che non dà, è proprio questo scatto di orgoglio. Se non c'è un'azione politica degna di questo nome, ma politica nel senso nobile del termine, che guarda al bene della politeia, che guarda al bene della collettività, io credo che questo paese non ha più destino, non avrà più destino. Questo paese sarà in preda alle grandi oligarchie economico-finanziarie, alle grandi elite. Beh, l'emergenza sanitaria ce lo sta dimostrando, eh. È solo l'iceberg che sta... Prima vedevamo la punta dell'iceberg, adesso vediamo tutta la montagna di ghiaccio che si sta ergendo con tutta la sua forza distruttiva, con tutta la sua prepotenza. Allora è possibile ritornare a questo, sì, ma per farlo... Prima di una decisione giuridica, economica, ci vuole una decisione politica. Cioè qualcuno deve assumersi il coraggio di farsi carico eroicamente delle sorti di questo paese. Io ovviamente da costituzionalista sono stato chiamato a valutare come questo può essere possibile, sia sul piano interno, principalmente sul piano interno, e anche rispetto alle scelte che si devono prendere a livello comunitario, a livello di Unione Europea. E mi sono posto delle domande che ho condiviso con Filippo, Giuseppe, Labetti, insomma, con gli amici che hanno avuto la bontà e mi hanno fatto l'onore di seguire questa strada. E le domande sono domande che faccio anche a voi, che faccio prima di tutto a me stesso, faccio a me e faccio a voi. Bisogna uscire dall'Unione Europea, o uscire dall'euro, cioè da che cosa bisogna uscire? Da che cosa si esce? Perché questo è il primo atto, che però richiede un'azione politica, perché l'azione politica poi si traduce da un punto di vista giuridico-economico, ma prima ci vuole un'azione politica che sia innervata di un pensiero coraggioso. Allora la prima domanda da affrontare è se l'Italia vuole uscire dall'euro, dalla moneta unica, oppure dall'intero ordinamento comunitario. Perché questa domanda? Perché... Per l'uscita dall'Unione Europea il Trattato di Lisbona delinea un percorso. Per l'uscita dall'euro, cioè dalla moneta unica, no. Qual è il percorso per uscire dall'Unione Europea? Il percorso, gli amici dell'MMT lo conoscono molto bene. È l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, un trattato che introduce, non c'era nei trattati precedenti,
se n'era discusso in occasione del Trattato di Roma, il trattato che doveva istituire una Costituzione per l'Europa, ma come sappiamo per il referendum con esito negativo di Olanda e Francia quel trattato non è mai entrato in vigore. Però se n'era discusso in quel trattato, ma nei trattati precedenti non c'era, in Maastricht nella sua versione consolidata non c'era, e cioè viene introdotto per la prima volta la facoltà di recesso. Cioè quell'articolo ci sta dicendo che il percorso di integrazione europea non è un percorso irreversibile. Si può tornare indietro. Si può tornare indietro nell'alveo del trattato, perché questa disposizione è prevista dal trattato stesso. Il recesso che fa uno Stato membro che notifica al Consiglio europeo questa volontà di uscire dall'Unione. È un recesso però che deve poi articolarsi, svilupparsi e maturarsi, prima ancora, secondo le norme costituzionali dello Stato membro. Ecco il ruolo del costituzionalista. Cioè cosa deve fare l'Italia, che è stato paese fondatore delle comunità europee, oggi uno dei paesi membri dell'Unione Europea, dei 27 membri dell'Unione Europea, cosa può fare materialmente per poter uscire? Come questo recesso deve essere formulato conformemente alle norme costituzionali interne, cioè italiane? E questa è la prima domanda che ci poniamo. E a questa domanda dobbiamo rispondere che è necessario il requisito della sufficienza costituzionale democratica. Cioè deve essere chiaro, deve essere evidente che questa facoltà di recesso deve avere una qualche legittimazione politica. Non è necessario procedere al referendum. La scelta referendaria è forse l'ipotesi più accreditata per la forza, per la valenza della consultazione, ma non è certamente l'unica. È quella più accreditata, innanzitutto da un punto di vista della prassi. Da un punto di vista della prassi, se guardiamo la Brexit ha adottato un referendum consultivo, quindi un referendum che non è giuridicamente vincolante, con la quale il corpo elettorale inglese ha espresso un punto di vista, ma è la prassi che è stata seguita anche per entrare all'interno dell'Unione Europea. O la prassi con cui alcune parti del territorio di Stati membri si è tolto dall'Unione. Pensate al caso della Groenlandia, ad esempio. Questo è avvenuto tramite referendum. Cioè si ritiene che la via della consultazione referendaria, il referendum è un istituto di democrazia diretta, che vede ovviamente il coinvolgimento dei cittadini, è considerata la via maestra che soddisfa il requisito della sufficienza costituzionale, della sufficienza democratica. Ma non è l'unico. Non è necessario, non c'è una scelta necessitata sul piano costituzionale. È una scelta preferibile, ma non è necessitata, anche perché noi per istituire questo tipo di referendum, che non c'è in Costituzione, la Costituzione non prevede questo tipo di consultazione, abbiamo bisogno di una legge di revisione costituzionale. Cioè dobbiamo introdurre questo specifico istituto. Un po' sulla scia di quanto era stato fatto nel 1989, ve lo ricordate, con il cosiddetto referendum di indirizzo, che poi è stato prodromico al Trattato di Maastricht del 1992. Quindi noi avevamo bisogno di una modifica costituzionale, perché né a livello di fonte costituzionale, ma neanche a livello di fonti primarie, cioè di fonti di grado inferiore alla Costituzione, noi non abbiamo la possibilità di un referendum di questo tipo. Quindi sarebbe necessario istituirlo ad hoc.
e questo richiede una modifica del testo fondamentale vigente del 1948. Ovviamente questa via garantirebbe appieno, anche non solo dal punto di vista interno, ma anche per l'Unione Europea, la piena sufficienza costituzionale democratica. Siccome il referendum si celebra con il paese che è ancora dentro l'ordinamento comunitario, c'è qualche autore che sostiene che la stessa decisione politica con la quale matura la volontà di uscita, la facoltà di recesso, possa addirittura essere sindacata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dalla Corte di Lussemburgo. La Corte, cioè, potrebbe vagliare il rispetto dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea. Ovviamente qui cadremo però in una contraddizione, per cui io faccio dipendere la validità di una decisione interna dalla Corte di Giustizia. Quindi è discutibile la proposta che avanzano alcuni studiosi, cioè che l'Unione possa controllare la sufficienza democratico-costituzionale attraverso la quale matura la facoltà di recesso. Perché noi attribuiremmo a un organo terzo, comunque terzo rispetto all'ordinamento interno, la valutazione, il giudizio di una decisione che invece è totalmente interna allo Stato. Quindi anche un'eventuale decisione negativa della Corte di Giustizia avrebbe un valore, semmai politico, ma certamente non giuridicamente vincolante. C'è però un'altra strada, ovviamente meno forte da un punto di vista politico-democratico, quindi più facilmente esposta alle critiche e agli attacchi politici, che è quella di non passare attraverso il referendum, cioè di non celebrare la consultazione referendaria. Ripeto, non è una scelta costituzionalmente vincolata, non è una scelta obbligata. Però il Parlamento potrebbe, quindi le due Camere, l'organo che è dotato di legittimazione democratica, l'organo titolare della funzione legislativa, l'organo che in una Repubblica parlamentare come la nostra accorda la fiducia al governo, perché senza la fiducia, come sapete, il governo non è nel pieno delle proprie funzioni. Il Parlamento che svolge anche un controllo, un sindacato ispettivo nei confronti dell'attività dell'esecutivo, il Parlamento potrebbe discutere una mozione. Cioè potrebbe approvare un atto di indirizzo il cui voto favorevole dovrebbe poi portare l'esecutivo, il governo in carica, che è sostenuto ovviamente da quella maggioranza, dovrebbe portare all'avvio, alla notifica della facoltà di recesso. E parallelamente il Parlamento dovrebbe approvare anche una legge di delegazione, con cui autorizza il governo a portare avanti i negoziati e a dare poi attuazione a quei negoziati. Questa strada è una strada che non prevede la consultazione referendaria. Non la prevede, è una strada certamente fattibile, più debole da questo punto di vista, molto più debole, molto più fragile, che, attenzione, un'eventuale legge che autorizzasse il governo ad avviare questo iter sarebbe però anche facilmente, da parte di chi è contrario a questo tipo di operazione, facilmente sottoponibile a referendum abrogativo in base all'articolo 75, perché questa legge con cui il Parlamento autorizza il governo ad avviare l'iter e a dare attuazione poi ai negoziati non è una legge che recepisce un trattato internazionale, quindi non sarebbe esclusa dalla consultazione referendaria abrogativa. Quindi è ovvio che tra le due strade sarebbe molto più forte, molto più rocciosa la via della consultazione referendaria. E chiudendo la domanda che ci siamo fatti, uscire dall'Unione o uscire dall'euro, la risposta che do è uscire dall'Unione. Non si può rimanere dentro l'Unione ma uscire dall'euro. Perché? Perché, come sapete, l'adozione dell'euro, cioè della moneta unica al posto della moneta nazionale,
È un obbligo, è un vincolo che è stato posto dal Trattato di Maastricht del 1992 a carico di tutti gli Stati membri. E con il protocollo sulla transizione alla terza fase dell'Unione Economica e Monetaria, gli Stati hanno confermato il carattere irreversibile della transizione della comunità alla terza fase dell'Unione Economica e Monetaria. L'Italia è entrata a pieno, ha forzato anche le tappe per rispettare i cosiddetti parametri di convergenza. Poi non entriamo, non è il mio compito, sono un costituzionalista, lo farà chi fa attività politica a valutare se le scelte che sono state fatte negli anni 90 sono state delle scelte scriteriate oppure no. Dal mio punto di vista sono state scriteriate, ovviamente, quindi c'è una responsabilità gravissima da parte di quelle forze politiche, anche perché i risultati li vediamo sotto gli occhi di tutti. Però alcuni stati, da una parte hanno utilizzato il regime in deroga, un regime in deroga che è stato peraltro confermato anche dal Trattato di Lisbona del 2007, e altri ancora, come ad esempio il Regno Unito, ha esercitato l'opting out con un protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht. Infatti la Gran Bretagna, come sappiamo, ha mantenuto la sterlina. E quindi proprio in ragione di questa irreversibilità non è possibile uscire solo dall'euro, ma è possibile uscire dall'euro e dall'Unione, ma quindi uscendo dall'Unione si esce anche dall'euro, attraverso l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea. Si potrebbe anche uscire solo dall'euro, forzando la mano, non rispettando i parametri di convergenza, quindi non rispettando le norme della governance economica europea. Però questo porterebbe a rimanere giuridicamente all'interno dell'ordinamento comunitario attraverso che cosa? E quindi sarà attraverso una nuova negoziazione dello status in capo allo Stato membro che ha deciso di non rispettare quei parametri, di non rispettare quei criteri. Vedremo, vedo che il tempo a disposizione è chiuso, poi lascio spazio a eventuali critiche e osservazioni ovviamente da parte vostra in occasione del dibattito. Io credo che gli strumenti ci sono, certamente ci vuole un'azione politica forte, ma ci vuole soprattutto un pensiero che abbia il coraggio di rendersi conto, come diceva Bertrand Russell, che alla fine questa Europa si è rivelata, e lo diceva Russell in tempi non sospetti, forse una grande follia. Grazie a tutti. Beh, come avete potuto constatare, la preparazione ce l'abbiamo, lui, ok? Quindi siamo pronti a qualsiasi evenienza di dibattiti e quant'altro. Un piccolo inciso, le domande le facciamo, poi dedichiamo un'ora alle domande del pubblico, quindi prendete appunti e dopo lasciamo tutto lo spazio per la discussione. Dunque, è arrivato il momento. Quando Woven ha presentato la sua idea, gli abbiamo detto, ma sei sicuro? E lui ha detto, vi devo fare un disegnino? Ok, perché la soluzione che ha proposto Mosler, e che adesso andrà ad illustrare magari nei dettagli, è una soluzione che, come dicevo prima, tranquillizza. L'esperienza di Mosler è fatta sul campo. Mosler è stato uno dei più grandi gestori di fondi obbligazionari al mondo. Quindi sa benissimo come funziona il sistema monetario, sa benissimo come funzionano i mercati finanziari, sa benissimo quelli che sono i comportamenti razionali dei grossi investitori e dei mercati finanziari. Quindi la sua soluzione, la sua proposta, è una proposta che va incontro al modo di pensare di quelli che possono essere pseudo speculatori piuttosto che i mercati finanziari. Accontenta tutti, perché i mercati finanziari speculatori vogliono esclusivamente guadagnare
e la proposta di Mosler non mette in pericolo la possibilità delle società sui mercati finanziari di fare profitti, ma al tempo stesso va a salvaguardare quello che è il benessere dei cittadini e dà allo Stato il potere e gli strumenti per poter affrontare e sviluppare un welfare state diffuso per tutti. Warren, please. Alessio. Translate, yeah. You translate, you can switch the slides to the You can choose, preferite che stia con la giacca o che sto senza? Per alzare la prima, chi vuole con la giacca? Ok, fatemi iniziare con mettere fuori alcuni punti, punteggiare un po' qualcosa. Intanto l'Unione Europea non ha una forza militare. Che cosa possono fare quindi alla fine? Cioè, non hai firmato qua, non hai fatto quest'altro, cosa possono fare? Dovete decidere cosa è meglio per l'Italia, se rimanere dentro o se uscire fuori. E non dovete aver paura di una ripresa dell'Italia. Cosa possono fare? Possono forzare tutti ad andare a lavoro? Ricordate una cosa. Hanno imposto l'austerità per tantissimo tempo. Poi abbiamo avuto l'emergenza Covid. Ecco, e grazie al Covid tutto così improvvisamente è stato possibile spendere cifre pazzesche e fare un deficit che non era mai stato potuto fare prima. Sorry? Ok, quanto abbiamo pagato in termini di disoccupazione in questi anni, per tutti questi anni? Non abbastanza per andare oltre il 3%. Loro sanno perfettamente che aumentare il deficit pubblico porterebbe giù la disoccupazione. Ma non importa niente allora, non hanno permesso mai di fare questo. Chi è che decide quanto deve essere il deficit? I trattati? O è la Commissione Europea? Noi non sappiamo niente della Commissione Europea, loro possono letteralmente dire e fare quello che vogliono. La disoccupazione è un costo per il governo, lo abbiamo visto. Hanno tutti gli elementi, tutti gli strumenti per cambiare questa condizione di disoccupazione. Loro vi fanno vedere, vi spiegano come si dovrebbero utilizzare questi strumenti. E loro hanno dimostrato, utilizzando appunto il deficit per andare a sistemare, insomma andare a gestire la situazione Covid, e hanno dimostrato quanto questo tipo di politica abbia avuto un impatto positivo
abbia avuto un impatto positivo, sia effettivamente servito il fare deficit per la situazione attuale, la situazione emergenziale? Ok, faccio forse meglio che comincio con la mia presentazione. Ok, perfetto. Ok, what is capitalism? Ok, parliamo un attimo di che cos'è il capitalismo. Ok, non ti preoccupare, le persone capiranno da quello che dico io. Ok, andiamo avanti così. Lui capisce però chiaramente perché è inglese. Allora. Ok, nel capitalismo tutto ha a che fare con le vendite, tutto parte da lì. Quando parliamo di PIL, dovete immaginare che quello è il totale delle spese che vengono fatte ogni anno in un determinato paese. Quindi il PIL uguale totale delle spese. Ok, quando le vendite sono buone, tutto va bene. Le vendite equivalgono, cioè c'è un'equivalenza che dice che il totale delle vendite è la stessa cosa che dire i profitti più gli stipendi, e questo è il totale reddito di un paese, ovvero il PIL. Quando i ristoranti sono pieni vuol dire che c'è molta occupazione, quindi le persone lavorano e quindi possono permettersi di spendere, di andare al ristorante. Ok, quando i ristoranti sono vuoti non c'è lavoro. Il reddito che non viene speso, ovvero ciò che uno decide di non spendere, i risparmi, detto con una sola parola, sostanzialmente cosa genera? Genera delle vendite inferiori, perché una parte del reddito non viene speso, quindi ci sono delle vendite che non vengono fatte. Infatti, estremizziamo, facciamo finta che tutti decidono di non spendere assolutamente niente. Cosa succede? Che non ci sono clienti, quindi non ci sono lavori, non ci sono possibilità di impiegare le persone. Quindi il fatto che esistano dei disoccupati è la conseguenza diretta del fatto che non vengono spesi abbastanza soldi da parte chiaramente del pubblico. Un'altra cosa importante da capire, perché oggi ne sentiamo parlare continuamente, è il fatto che intervenire sulla economia monetaria, ovvero il variare il tasso di interesse da parte delle banche centrali, non è qualcosa di efficace ai fini della occupazione e della spesa, perché non interviene lì dove si deve mettere i soldi, nelle tasche delle persone. Infatti, quando i tassi di interesse vengono abbassati, tutta l'economia va peggio. Perché quando le banche centrali abbassano i tassi di interesse, cosa succede? Che quando le banche centrali abbassano i tassi di interesse, sui titoli di Stato i governi pagano molti meno interessi. Gli interessi chiaramente sono soldi che finiscono nelle tasche delle persone, possono essere assimilati a una parte di reddito. Esatto, il pagamento dei tassi di interesse sui titoli di Stato sono reddito per l'intera economia, un beneficio per l'intera economia. Ok, quando appunto il governo, la banca centrale abbassa i tassi di interesse, il governo paga meno di tutto, meno reddito che deriva appunto dai tassi di interesse, quindi in conto capitale, e l'economia beneficia di un'entrata in meno, e quindi è esattamente come sottrarre reddito all'economia, e l'economia va peggio.
Invece la politica fiscale, quella sì che funziona. Che cos'è politica fiscale? Ad esempio quando il governo effettua della spesa pubblica. Quella sì che funziona, perché? Perché sono soldi che il governo immette nell'economia e quindi diventano reddito. E se abbassano i tassi, le persone spendono di più, perché prendere chiaramente anche a prestito denaro costa di meno. E c'è una cosa importante da capire: ogni economista, sia interno al governo che esterno al governo, sa perfettamente queste cose. E questo ancora una volta vi fa capire che il fatto che esista disoccupazione è la diretta conseguenza del fatto che il deficit di bilancio dello Stato è troppo basso. Ok, adesso molliamo un attimo questi argomenti economici e entriamo nella parte importante. Prima cosa, se non lasciamo l'euro. Voi avete già iniziato a utilizzare una nuova moneta, intanto. Non succede niente, nulla, non scappate via, non andate da nessuna parte, non crolla il mondo. Semplicemente, se andassimo via dall'euro, se lasciassimo l'euro, cosa faremmo? Inizieremmo semplicemente a utilizzare una nuova moneta. Questo lo potreste fare senza cambiare niente delle vostre questioni legali, cioè non è qualcosa di così complicato come può sembrare. L'importante è fare due cose. Prima cosa, il governo esige che tutte le tasse vengano pagate nella nuova moneta nazionale, chiamiamola lira. E tutti i dipendenti pubblici vengono pagati in lire. Ok, certo, e non cambiate niente dal punto di vista proprio numerico, ovvero si fa semplicemente un cambio di moneta, ma numericamente, ad esempio, gli stipendi rimangono quello che sono, quindi non andiamo a variare i numeri che ci sono attualmente nell'economia, ma li andiamo semplicemente a trasformare nella nuova moneta. Quindi ad esempio se le tasse prima erano 1000 euro, adesso le tasse diventano 1000 lire. È molto generoso qui Warren, ottimista. Se uno stipendio è ad esempio di 4000 euro, diventa uno stipendio di 4000 lire. Ragazzi, in questo modo il gioco è fatto, in questo modo siamo passati da un governo che utilizzava gli euro a un governo che utilizza le lire. E come potete notare, voi non avete fatto assolutamente niente di male all'euro. Quindi cos'è che non cambia, non cambierebbe? Intanto quello che abbiamo appena detto, ovvero che le tasse, cioè il livello di tasse e il livello degli stipendi non cambia, sarebbe semplicemente chiamato nelle nuove monete. Se avete euro nelle banche, nella banca, potete continuare a tenere euro nel conto in banca. Ok, non decadono, tanto l'euro probabilmente magari rimane lì per sempre, quindi potete star tranquilli e lasciare i vostri soldi in banca così come sono, cioè denominati in euro.
tutte le attuali, diciamo, passività, debiti, diciamo, del governo rimangono tranquillamente, possono rimanere tranquillamente denominate in euro come sono attualmente. A nessuno viene imposto, viene richiesto necessariamente di trasformare qualcosa che sia un'attività, quindi un conto corrente ad esempio, che è una passività, quindi un debito, in nuove lire, insomma in lire. Quindi non c'è nessuna conversione forzata. Invece, quando c'è stata la conversione, cioè l'introduzione dell'euro, allora sì che c'è stata una conversione forzata, perché tutto ciò che era in lire è stato forzatamente convertito in euro. Avevate le lire il giorno prima, ecco, avevate gli euro il giorno dopo. In questo caso invece non si richiede nessuna conversione forzata. Non lo faremmo, non avremmo bisogno di farlo e non dovremmo farlo. E c'è una ottima ragione per questo. Perché se facessi... Ecco, perché nel momento in cui venisse fatta una cosa del genere, ci sarebbe subito una ripercussione sul valore dell'euro che potrebbe crollare anche del 30% o più. Questo è quello che succede quando vengono fatte delle conversioni forzate. Certo, ovviamente tutte le persone, moltissime persone in questa situazione non sarebbero per niente contente di queste, perché chiaramente si ritroverebbero ad avere una moneta che ha perso del valore. E quindi si troverebbero in questa situazione a fare cosa? A sbarazzarsi degli euro e cercare di acquistare invece, di convertirlo, di avere un'altra moneta. E invece il fatto di non forzare nessun tipo di conversione manterrebbe la stabilità delle monete, tutte le monete rimarrebbero forti e non ci sarebbero problemi. Adesso parliamo dei contratti governativi. Ecco, importantissimo, tutti i nuovi contratti che vengono stipulati dal governo dovrebbero essere denominati in nuova moneta nazionale, quindi in lire. Certo, anche i contratti in essere possono essere ridenominati e rinegoziati nelle nuove lire, però solo nel caso in cui ci sia da entrambe le parti l'accordo nel farlo. Adesso una cosa che va un attimino discussa e capita, perché nel contesto attuale dell'Unione Europea questo è un problema. Non è proprio parte della discussione, però va visto. Cioè il fatto che ci sia oggi stato imposto con la modifica dell'articolo 81 il pareggio di bilancio in Costituzione è un aspetto molto importante. Quindi questo fatto, il fatto che c'è un pareggio di bilancio, dovrebbe essere un aspetto che viene o ridefinito o perlomeno ignorato. Ok, vediamo adesso cosa succede attualmente nell'impostazione che c'è oggi della Banca d'Italia. In realtà oggi che cos'è la Banca d'Italia? Assieme alle altre banche che costituiscono l'eurosistema è semplicemente una parte, un'istituzione europea. Ed è semplicemente, come dire, una branca della banca centrale a Francoforte, perché i sistemi informatici della Banca d'Italia sono letteralmente collegati con la banca centrale, con i sistemi della banca centrale a Francoforte.
sostanzialmente non può fare niente di quello che vuole, deve semplicemente rispettare quello che viene deciso lì. Tutto quello che c'è oggi a livello di palazzi, opere d'arte, costruzioni, mobili, l'oro stesso, questi sono di proprietà del governo italiano. Ok, potremmo farceli pagare ad oggi, cioè tutta la parte fisica che oggi è del governo italiano, dato che siamo una parte dell'istituzione europea, ci potremmo far pagare l'affitto delle nostre strutture e delle nostre, dei nostri beni concreti dalle istituzioni europee, ad esempio. Come fa magari qualsiasi altra banca. Mentre l'istituzione e tutto il resto, tutta la parte del bilancio, ecco quello invece che tutto ciò che diciamo si muove oggi in Italia a livello di questioni contabili, quelle sono invece totalmente sotto l'egida della Unione Europea, della Banca Centrale Europea. Ecco, quello che invece dovremmo fare, nel caso appunto di un'uscita dall'euro, è intanto quello di istituire una nuova banca centrale italiana. Allora, è importante capire che avere una banca centrale è qualcosa di molto più semplice di quello che può sembrare. È sostanzialmente una istituzione contabile, esattamente come se fosse un foglio Excel, dove da una parte ci sono le entrate e dall'altra parte ci sono le uscite, e quindi dovremo rifare un nuovo foglio Excel. Ok, mettiamo conto che abbiamo 150 istituti bancari in Italia. Ecco, all'interno di questo nuovo sistema contabile della banca centrale, della nuova banca centrale italiana, avremmo 150 righe, o una per ognuna delle 150 banche che sono presenti sul territorio nazionale. E c'è anche una linea, quindi una voce dedicata al tesoro, al conto corrente di tesoreria. Tutto ciò che accade quando ci sono movimenti contabili, quindi quando vengono effettuati pagamenti oppure quando vengono incassati ad esempio dei pagamenti, non è altro che scrivere un valore da una parte o dall'altra in questo sistema contabile, in questo grande foglio Excel. Per esempio, mettiamo che scegliamo di una banca, come ad esempio l'Unicredit. E loro cosa c'hanno, una grande banca, cosa ha? Ha tutta una serie di clienti e questi clienti hanno dei conti correnti presso appunto l'Unicredit e questi conti correnti possono essere denominati nelle varie monete, quindi non soltanto nella moneta euro ma anche nelle monete estere. Ecco, in questo caso, per esempio, se utilizzassimo la banca, la Unicredit, anche per costituire, per supplire alla costruzione di una nuova banca centrale italiana, in questo caso l'Unicredit, oltre ad avere i suoi clienti, avrebbe nella propria struttura contabile altre 150 voci, che sono le 150 voci di tutte le altre banche presenti sul territorio nazionale. E ognuna di queste banche avrebbe presso Unicredit un conto denominato in lire. Una cosa del genere non richiede più di un'ora di lavoro, le strutture informatiche sono già presenti, quindi queste banche sono già strutturate per fare una cosa del genere, e fare una cosa di questo genere non crea nessun tipo di problema, è un'operazione piuttosto rapida e semplice da effettuare. Quando
Quando il governo vuol fare un pagamento, vuole accreditare, vuole mandare dei soldi per esempio presso una banca, non dovrebbe fare altro che fare una semplice richiesta e dagli uffici, diciamo, dalle strutture informatiche dell'Unicredit andrebbero a accreditare quel conto corrente. Avreste la più efficiente banca centrale nel mondo, ve lo assicuro. E l'ultima parte importante della politica monetaria è quella che noi chiamiamo il lavoro garantito. La banca centrale, la nuova banca centrale potrebbe tranquillamente finanziare dei nuovi lavori, dei lavori per tutti, dei lavori garantiti per ogni persona abile e che voglia avere un lavoro. E quindi il Ministero del Tesoro condurrebbe la politica fiscale con la giusta quantità di deficit necessaria e attraverso questi lavori garantiti dallo Stato, quindi tutte le persone che vogliono avere un lavoro possono farne richiesta, averlo e quindi avere uno stipendio, permetterebbero poi una sana transizione dal settore pubblico, quindi dal lavoro garantito dallo Stato, verso il settore privato. Il fatto che il Ministero del Tesoro faccia una politica fiscale decidendo una quantità adeguata di deficit farebbe sì che si crea molto lavoro, molta spesa, chiaramente come abbiamo visto prima la spesa fa sì che poi ci sia il lavoro e si innesca un circolo vizioso per cui ci sarebbe lavoro per tutti. Ovviamente questo accade soltanto dopo che lo Stato, attraverso la politica di lavoro garantito, ha reimmesso questi lavoratori all'interno del circuito lavorativo e quindi ha permesso poi la transizione verso un modello di economia dove l'occupazione è piena. E chiaramente avremo anche la giusta quantità di persone che si trova nei settori chiave, quindi nella pubblica sicurezza, nel sistema scolastico, nel sistema sociale, ci sarebbero le persone giuste per garantire tutti quanti i servizi che sono necessari al buon funzionamento di uno Stato e di una nazione. Ok, se io potessi decidere su questo chiaramente mi adopererei intanto immediatamente per la ricostruzione di tutte le zone che hanno subito dei danni dovuti al terremoto. Questo però è la mia idea personale. Adesso parliamo di politica fiscale. E questa è bella. Intanto non ci sarebbe più bisogno di avere titoli di Stato. I movimenti contabili dello Stato includerebbero unicamente accreditare dei conti correnti, quindi far spostare dei soldi sui conti correnti per immettere denaro, oppure addebitare dei soldi su determinati conti correnti per fare un ritiro di denaro. Ecco, un'operazione di questo genere dal punto di vista funzionale è esattamente come avere dei titoli di Stato. Except you don't have an army of bond traders and underwriters feeding off of everybody. Except you don't have an army of bond traders
Ah, ok, 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 certo. Ovviamente vi trovereste a non avere, a non dare, diciamo, del lavoro da questo punto di vista a tutti quelli che fanno speculazione sui titoli di Stato. Potete toglierveli di torno. Ovviamente non ci sarebbero quindi dei pagamenti di tasso di interesse su i titoli di Stato, perché non ci sono. Esatto, esattamente come oggi c'è una politica di tassi interesse zero, non ci sarebbero tassi di interesse corrisposti per i titoli di Stato. Ok, l'ultima parte l'ho già spiegata perché ho detto che semplicemente il Tesoro andrebbe a far accreditare oppure a addebitare delle somme di denaro a seconda di quando vuole spendere o quando vuole ritirare, ad esempio, in tasse. Torniamo un attimino indietro, parliamo un attimo della nuova Banca Centrale Italiana, di quale sarebbe la politica adottata. La politica adottata sarebbe una politica con tassi di interesse permanentemente a zero. Questo sembra che sia, insomma, una scelta radicale. 30 years ago when I was first proposing this, it was considered completely radical and, you know, marginalized, just not realistic. Quando l'ho proposta questa storia 30 anni fa era vista proprio come una scelta proprio totalmente radicale, totalmente irrealizzabile. Ecco, invece il Giappone, come potete verificare, è 30 anni che ha questo tipo di impostazione a tassi zero. Qual è il risultato di questo? Che non c'è inflazione e che c'è anche una moneta forte, quindi il contrario di sostanzialmente quello che viene un po' sbandierato. Tutti gli analisti dicono: ah, no, 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 è soltanto una questione di tempo e poi vedrete che ci sarà un'altissima inflazione. E invece la Banca Centrale Europea cosa fa? Stessa cosa, tassi a zero o addirittura tassi negativi e c'è inflazione. No, non c'è assolutamente inflazione, anzi c'è deflazione. E stanno provando da tantissimo tempo con tutte le loro forze a vedere di portare l'inflazione al 2% e non ci stanno riuscendo. Quindi perfino la Banca Centrale Europea ha fallito in questo tentativo. Hanno provato a fare di tutto per alzare l'inflazione. Ci hanno messo perfino un italiano a capo della Banca Centrale e non c'è riuscito neanche lui. E lui ancora potrebbe creare dell'inflazione. Io gli ho detto: ma provate a prendere qualcuno dallo Zimbabwe, magari questo ci riesce a creare un po' di inflazione. Il punto è questo genere di impostazione non può creare inflazione, punto e basta. Sapete come si può creare inflazione? Si alzano i tassi di interesse. Perché questo chiaramente vorrebbe dire pagare un sacco di soldi alle persone, quindi sarebbe immettere moneta nel sistema, sarebbe pagare, dare del reddito in più, e questo potrebbe far alzare un pochettino l'inflazione. My paper on this came out in 1997. My paper was published in 1997. Ah, ok, il mio scritto che è stato pubblicato nel 1997. E adesso, cioè io l'ho scritto nel 97, adesso sono usciti nell'arco del tempo tantissimi altri lavori, tantissimi altri papers di altri economisti e studiosi che stanno dicendo la stessa cosa, cioè che se alzi i tassi di interesse poi si crea dell'inflazione. Ecco, quando fai una cosa del genere, quando poi alla fine capisci una cosa di questo genere, tutta questa gente che sta qui a fare gli analisti, a dire queste cose, li mandi a casa perché non servono più, avresti una situazione stabile nel tempo. Ok, va bene. Ok,
Dunque, piano piano devo dire che si stanno avvicinando, stanno capendo questo aspetto. Perché anche i loro stessi economisti piano piano si stanno dicendo queste cose, quindi anche le banche centrali iniziano, diciamo, a capire. Ok, quindi adesso vediamo che cosa deve fare la Banca Centrale Italiana, quali sono le sue funzioni. Loro chiaramente si occupano di gestire tutti i pagamenti decisi dal governo, ovviamente anche la raccolta delle tasse, permettono alle banche di passarsi dei soldi, quindi permette effettivamente l'esistenza del sistema dei pagamenti. E questa è una cosa che dovrebbe interessare tutti, ovvero tutti i depositi in lire sarebbero completamente e illimitatamente garantiti dalla banca centrale, quindi dallo Stato. Quindi nessuna persona che non voglia correre rischi col denaro potrebbe star tranquilla, perché vedrebbe sempre garantiti i propri depositi. E per quello che invece accade con le banche, che oggi sostanzialmente devono farsi dei prestiti appunto fra di sé, degli interbancari, sarebbe molto più semplice semplicemente permettendo alle banche membre del sistema Italia, del sistema dei pagamenti italiano, di avere uno scoperto di conto. La stessa cosa che succede, che sarebbe permessa al Tesoro quando deve finanziare della spesa pubblica. La spesa pubblica effettuata dal Ministero del Tesoro darebbe semplicemente espressa come uno scoperto di conto. E avere uno scoperto di conto è esattamente la stessa cosa come avere un deposito presso la banca centrale. In questo modo chiaramente semplificheremo di molto il sistema, non avremo più bisogno di speculazioni finanziarie, di traders, di costi che rendono tutto questo meno efficiente e faremo le cose in maniera molto più diretta. Ovviamente una cosa importantissima, una funzione importantissima della nuova banca centrale sarebbe quella di stabilire il perimetro di azione di tutte le banche membre del sistema, quindi la banca centrale sarebbe quella che dice ciò che le banche possono e quello che non possono fare. In questo momento gli dicono soltanto quello che non possono fare. Infatti loro fanno poi tutto il resto e si inventano anche delle cose che poi dobbiamo, come dire, correre a ripari andando a dirgli che quelle cose non le possono fare e dobbiamo stopparle dal fare quei gesti. Quindi quello che dovremmo fare sarebbe dire alle banche esattamente quello che è la loro funzione, cioè quello che loro devono fare, e poi chiaramente ogni volta andiamo a regolarle quando fanno qualcosa che non possono fare. Quindi stringere molto il perimetro di azione delle banche. Cioè le banche in quel caso per esempio potrebbero fare prestiti per l'acquisto delle case se pensano che sia una cosa giusta. Oppure finanziare l'acquisto di una macchina, cose di questo genere. La regolamentazione delle banche è ciò che definisce ciò che le banche possono e devono fare. E quello che io farei, sarebbe importante da dire, è quello di evitare loro, rendere impossibile loro di finanziare l'acquisto di strumenti finanziari, di dare prestiti per fare speculazione finanziaria. No loans to buy
Nessun prestito per acquisto di azioni, nessun prestito per l'acquisto di obbligazioni, beni reali. Nessun sistema, nessun bene finanziario dovrebbe essere permesso, dovrebbe essere finanziato attraverso dei prestiti da parte delle banche. Esatto, e se questa cosa accade comunque non deve essere negoziata, non deve essere poi fatto dei trasferimenti di questi beni finanziari verso fondi pensione o d'altro. E tutte le banche ovviamente devono essere regolate, regolamentate e supervisionate, quindi la banca centrale funziona proprio da supervisore di tutte le banche membro del sistema dei pagamenti, del sistema bancario italiano. E il fatto di stabilire già gli organi di controllo, il sistema di regolamentazione e di supervisione deve essere costituito e organizzato prima ancora di istituire questo nuovo sistema e di far entrare le banche nazionali nel nuovo sistema della Banca Centrale Italiana. Banks are very, very dangerous animals. You cannot let them loose before you can properly supervise. Esatto, non puoi, le banche sono, devono essere viste come degli animali estremamente pericolosi, non gli puoi lasciare il guinzaglio libero, devi stabilire subito quali sono le regole del gioco e supervisionarle immediatamente. Ogni volta che andate a vedere situazioni in cui ci sono stati degli stati che hanno avuto dei crash proprio del sistema, cioè che hanno dei fallimenti o con grandissimi tassi di interesse, dei tassi di inflazione, tassi di interesse che sono schizzati su, è sempre successo perché c'è stata della corruzione proprio all'interno e a livello della banca centrale. Allora, vediamo un po' di dettagli operativi. Possiamo veramente muoverci esattamente come vogliamo. Per esempio, questo sistema di compensazione, quindi la banca di appoggio che permette il sistema di compensazione, può essere qualcosa di contrattualizzato, di contrattato con le banche che ci sono attualmente sul territorio e diciamo che da questo punto di vista anche una banca che viene a fare questa funzione sarebbe un grosso, non soltanto un grosso servizio per noi, ma sarebbe anche una questione di lustro da parte di questa banca, quindi è molto semplice mettere in piedi un sistema di questo genere. E anche l'introduzione della carta moneta, noi siamo abituati anche ad avere della moneta fisica in tasca, il fatto di averla già pronta e disponibile non è un fattore così importante, non è un fattore critico, potrebbe essere gestito con calma, senza problemi. Le persone in ogni caso potrebbero, sono sempre nella possibilità di utilizzare l'altra moneta, ad esempio l'euro, allo Stato non fanno nessuna differenza. Questo, diciamo, l'impostazione, questa nuova impostazione, questa nuova introduzione non andrebbe a influire su quello che c'è attualmente, quindi chiunque se vuole può utilizzare l'euro. Le persone chiaramente avrebbero in questo nuovo sistema un conto corrente in lire, una carta di credito in lire, il bancomat in lire, il libretto degli assegni in lire. Altro aspetto importante che abbiamo visto prima, che fa parte della politica fiscale, avremmo questa grande introduzione, questa grande innovazione del lavoro di transizione che verrebbe finanziato dalla banca centrale. Avremo un pieno controllo della politica fiscale che permette quindi di stabilire quali sono i livelli di spesa, di produzione, quindi di PIL e anche di occupazione e non soltanto di stabilirli ma anche di avere poi gli strumenti per realizzarli. E il fatto che ci possa essere un deficit per lo Stato, questo sarebbe qualcosa che non ha nessuna conseguenza negativa.
è qualcosa assolutamente di residuale, quasi non ci sarebbe neanche bisogno di pubblicarla, perché sarebbe un numero che non ha assolutamente nessun valore. Adesso parliamo anche della politica in termini di commercio, quindi di commercio estero, esportazioni ed importazioni. Parliamo un attimo di quello che è la vera ricchezza per l'Italia. In ogni anno, la vostra vera ricchezza è tutto il monte dei beni che avete all'interno del paese. Questo da cosa è composta la reale ricchezza? Da tutto ciò che viene prodotto a livello interno, quindi all'interno della nazione ogni anno, tutti i beni e i servizi prodotti all'interno. Chiaramente beni e servizi, sì, ovviamente. Più persone avete che stanno lavorando, più che il vostro monte di beni e servizi è ampio. Quindi dovreste voler avere il maggior numero di persone possibile che lavora affinché possiate massimizzare tutta la vostra produzione per avere la massima ricchezza possibile. In questa visione, in questo contesto, se pensate alle importazioni, capite che le importazioni aggiungono beni a ciò che viene prodotto internamente, quindi il monte di beni e servizi che c'è presente all'interno del paese è accresciuto dalle importazioni. Le esportazioni invece sono un costo effettivo, perché? Perché sottrae beni e servizi da ciò che è all'interno del paese per portarlo fuori. Quindi di solito tutti vi dicono: guarda, sono fantastiche, dobbiamo concentrarsi sulle esportazioni perché è bello esportare. Allora provate a estremizzare un attimo il concetto. Immaginate di esportare tutto, il 100% di quello che viene fatto viene esportato. E non importate assolutamente niente. Ancora più di quello che fa la Germania. Che cosa succederebbe? Tutte le persone morirebbero di fame, non avremmo niente. Non avreste cibo, non avreste carburante, esportereste tutto. Non avete niente, esportate tutto. E invece, al contrario, se invece importassimo tutto, avreste tutto e non avreste bisogno di lavorare. Ok, quindi torniamo seri. Diciamo come gli economisti definiscono questa cosa. La definiscono termini reali di scambio. Voi esportate per avere poi la possibilità di importare. E fare in modo di accrescere al più possibile lo stock di quello che avete all'interno. Quindi cercate di importare, tra virgolette, meno possibile, scusate, importare il più possibile e di esportare meno possibile. Quindi quello che dovremmo andare a perseguire è una politica di piena occupazione e di una reali termini di scambio, cioè quindi di politica di importazione e esportazione sana e vantaggiosa per il paese. Quindi molto velocemente andiamo a fare un sommario di tutto quello che abbiamo visto. La infrastruttura la nuova infrastruttura pubblica dovrebbe essere concentrata sul pubblico interesse. Do you want me to? Velocemente. Andremo a costituire un nuovo sistema bancario e dei pagamenti. Andremo a definire quali sono i beni e i servizi strategici su cui concentrare l'economia del paese. Andremo a definire la struttura anche delle aziende del paese. Andremo a concentrarci a ricostruire una
un servizio di sanità, di sicurezza e di istruzione pubblico, definire dei livelli di reddito per il pensionamento e supportare tutte le persone che non sono abili a lavorare, che non possono lavorare, e garantire un lavoro di transizione a tutte quelle persone che vogliono avere un lavoro. Lasciate che vi dica una cosa: nel momento in cui avessimo la piena occupazione, gli investimenti privati letteralmente esploderebbero, perché gli investitori sbavano letteralmente per avere un alto livello di reddito e quindi una piena occupazione. Quello che per iniziare velocemente, per muoversi velocemente, semplicemente lasceremo tutto quello che è in piedi e lo andremo a modificare poi via via. La prima cosa che io direi di fare sarebbe quello di eliminare l'imposta sul valore aggiunto, ovvero l'IVA. Tutto ciò di cui abbiamo parlato fino adesso, credetemi, è una politica che stabilizza l'inflazione ancora di più di quello che vorrebbe l'Unione Europea. Voglio finire spiegandovi anche perché, per quale motivo la valuta sarebbe veramente una valuta forte. Tutti quanti voi che siete presenti nella stanza avete oggi nella vostra disponibilità degli euro. Improvvisamente il governo arriva con un annuncio e dice: da adesso tutte le tasse devono essere pagate in lire. Quello che succederebbe, molto, molto probabilmente, è che almeno la metà della popolazione cambierebbe i propri depositi da euro a lire per andare avanti, fare le proprie spese e portare avanti la propria vita. Quindi immaginiamo che quelli che sono qui dentro, la metà di voi convertono subito i propri conti e prendono le nuove lire, mentre gli altri hanno un po' paura e quindi rimangono in euro. E questo è una stima molto conservativa. Vi assicuro che anche in situazioni in cui ci sono dei paesi che hanno dei problemi di inflazione, insomma dei problemi interni, l'85-90% delle persone correrebbe subito verso la nuova moneta, perché sarebbe la moneta locale ovviamente a quel punto. Quindi diciamo che metà di questa stanza vuole le lire. Le tasse devono essere pagate in lire? Ma lo Stato ancora non le ha letteralmente spese, non le ha immesse nel sistema le lire. Allora come possono queste persone avere lire? Questo viene chiamato spinta al ribasso, short squeeze nel sistema finanziario. Tutte queste persone che vogliono le nuove lire per andare avanti nella vita si troverebbero a spingere in vendita gli euro per acquistare le lire.
quale sarebbe l'effetto sui cambi, sulle monete? Che l'euro sarebbe svalutato, sarebbe spinto verso il basso, e la lira sarebbe richiesta, quindi si apprezzerebbe. Quindi il governo sarebbe nella condizione a questo punto di fare cosa? Di fornire lire, di vendere lire e di acquisire gli euro. Perché il governo semplicemente non ha nessun tipo di limite nell'accreditare i vostri conti correnti in lire, semplicemente le produce. Quindi lo Stato può prendere gli euro che vengono cambiati nelle vostre lire e voi avreste le lire. E questa è la stessa cosa che è successa quando è stato introdotto l'euro, ovvero l'Unione Europea ha acquistato le vostre monete in lire e vi ha dato gli euro in cambio. Ma questa volta, rispetto a quella, non sarebbe forzato. Quindi ci sarebbe a questo punto un sistema industriale, produttivo, bancario, eccetera, che utilizza le nuove lire. Questo porterebbe circa 2-3 miliardi, 2-3 mila miliardi di euro nelle casse dello Stato, cambiandoli chiaramente per l'equivalente in lire. E la lira si stabilizzerebbe subito perché le persone ne farebbero richiesta. Quindi il governo fa semplicemente un'azione di risposta, di fornitore a quelle che sono le vostre richieste, non fa nessuna forzatura. Quindi con questa disponibilità di euro da parte del governo, lo Stato potrebbe tranquillamente far fronte ai debiti, diciamo alle passività che sono state contratte in euro. E quindi chiaramente onorare le obbligazioni in euro. È anche semplice da fare perché non ci sono tassi di interesse poi da pagare. E da quel momento in poi chiaramente non si farebbe più la vendita di titoli Stato, di Stato denominati in euro. E probabilmente per i prossimi svariati anni avremo un PIL che cresce del 10% all'anno. E quindi questo cosa porterebbe? Porterebbe una continua emissione di nuove lire nel sistema, ci sarebbe sempre una maggiore richiesta di lire perché appunto il PIL cresce. E piano piano cosa succede? Che lo stock di euro in circolazione diminuisce sempre di più, quelli vengono utilizzati per pagare i debiti in euro e via via anche i debiti denominati in euro, via via che passa il tempo, vengono smaltiti. Io ho finito il tempo, se ci sono delle domande siamo qui a disposizione. Siamo preparati? Sono preparati? Ce l'abbiamo competenze per poter affrontare quelle che possono essere eventuali aggressioni piuttosto che demotivazioni su questo tipo di percorso? Sapendo cosa? Sapendo che la battaglia noi la stiamo facendo non per avere un sistema economico che porti benessere, no, noi la stiamo facendo per attuare il modello socio-economico della Costituzione che automaticamente la MMT implementa in pieno. E questo è il connubio che noi vogliamo andare a fare. Quindi eventualmente noi siamo in condizione di poter dire non voglio uscire dall'Unione Europea, voglio semplicemente attuare la mia Costituzione del 48. Semplice. Ma questo comporta l'uscita dall'Unione Europea? Va benissimo, c'è il dottor Trabucco, c'è il professor Mosler che ci danno supporto. Grazie a tutti.
Ora voglio assolutamente sentire, perché sono curioso, lascio la parola a Gianluigi e poi a Stefano, una semplice domanda. Gianluigi, per te il palco, Italexit, te sei impegnato, ce l'hai scritto proprio nel nome, sei impegnato in questa battaglia, magari quelle che possono essere le tue considerazioni su come state strutturando un'idea d'uscita, eventualmente faccio una richiesta, cosa ritieni possa essere utile di quello che abbiamo sentito oggi dal professor Trabucco e da Mosler. Grazie Gianluigi. Beh, intanto grazie. Sai, la risposta è semplice, perché non essendoci stato un manuale di istruzioni per entrare, non ci può essere un manuale di istruzioni per uscire. Cioè, noi siamo entrati per una decisione politica calata dall'alto. Quindi quando tu domandi, una domanda retorica, abbiamo o no le competenze, ti devo dare un'informazione che purtroppo rischia di franare sulle tue domande. Ma loro non interessa che tu abbia o non abbia le competenze. Perché il tema di fondo non è affrontarsi in una competizione leale in cui gareggiamo con le competenze. Il dibattito è drogato, tutto il dibattito è drogato, ma è drogato dall'inizio. Perché quando alla fine cerchi di mettere alle corde il tuo avversario e ci riesci, e l'arbitro ti prende e ti mena a sua volta, allora vuol dire che non c'è la volontà di confrontarsi realmente su ciò che è la competenza. E chi è l'arbitro? L'arbitro dovrebbero essere tutti quegli agenti di controllo sociale, formale o informale, che stanno esterni. Per esempio, dalle istituzioni di garanzia al giornalismo. Il giornalismo è proprio il plastico esempio dell'arbitro che mena quando, nel caso di specie, noi siamo in vantaggio, perché lo abbiamo messo alle corde. Quindi ti mena e si diverte a sfilare l'altra parte con una dialettica che alla fine ti riporta ad una risposta che si dava quando da genitori si aveva a che fare con i figli piccoli, che continuavano a farti delle domande, erano le domande della fanciullezza. Poi a un certo punto i genitori si scocciano e dicono: perché sì, perché è così. Motivare il no invece richiede sempre più, un po' più di fatica. Noi lo stiamo vedendo oggi, no? Sulla vicenda della cosiddetta emergenza sanitaria. Io non ho dubbi che questo Green Pass sia fonte di discriminazione tra cittadini e tra lavoratori. Cioè, non è neanche così articolato vederne in controluce la disparità che crea. E ti dico anche che nel momento in cui stavamo avanzando la facilità dialettica, per cui se tu dai il Green Pass ad un lavoratore vaccinato, il vaccinato non deve spendere niente e ha tutti i vantaggi, mentre quell'altro che a norma di legge sceglie di non vaccinarsi, si deve fare un tampone ogni 48 ore, lo deve pagare, deve per di più sentirsi uno stronzo sull'ambiente di lavoro, è chiaro che è una discriminazione. È una discriminazione lampante. Quando quindi lo dici, ecco che la risposta è: ma lo sappiamo benissimo, ma infatti noi questo Green Pass lo abbiamo fatto per obbligarvi alla vaccinazione. Quando negli anni passati si diceva: guardate che l'Italia ha un'economia troppo complessa, troppo particolare per essere uniformata alla ricerca del comune denominatore che caratterizza l'Unione Europea, quindi ve lo diciamo, è per egoismo che noi non dobbiamo e non possiamo rimanere un minuto di più nell'Unione Europea, perché l'Unione Europea va alla ricerca della standardizzazione, noi invece siamo cercati sui mercati internazionali e globali proprio perché siamo eccellenza, noi non possiamo minimamente metterci nella condizione di essere standardizzati. Quindi la nostra forza sta nella ricerca di quell'eccellenza, ma l'eccellenza costa. Il PNRR, ora ho letto l'intervista che Warren ha rilasciato al Sole 24 Ore e lui
ha ammesso che oggi la BCE sta assolvendo ad un compito che quando negli anni scorsi lo dicevamo noi non era possibile. Adesso perché conviene a loro, ma conviene a loro soltanto per reggere l'ipnosi, e allora si può fare. Allora quando prima dicevamo, vabbè, allora almeno adesso cazzo riconosceteci la possibilità di sentirci dire avevate ragione, e invece la risposta è no, non avevate ragione, ve l'abbiamo sempre detto che la BCE prima o poi sarebbe arrivata. Ho detto ma no, perché la BCE sta facendo una cosa che è diversa rispetto alla sua funzione. Cioè oggi la BCE sta facendo un qualcosa che non è nelle sue corde. È doping, è un'ipnosi, è, gli conviene adesso perché capisce che in un momento di caduta libera dell'Unione Europea ha bisogno di truccare le carte. Ora, se voi domandate... Se voi domandate alle vostre mogli o alle vostre compagne o alle vostre fidanzate che chiedevano un anello in oro, che gliene portate uno placcato oro, quelle vi guardano e vi dicono non fare il furbo, tu mi avevi promesso l'anello d'oro, non l'anello placcato oro. E c'è differenza. Bene, la BCE oggi è un anello placcato oro, non è oro. E noi invece per reggere la nostra economia abbiamo bisogno dell'oro. Il PNRR è una fregatura perché sta switchando su un sistema economico che a noi non conviene. Quando ti dicono ma come, ci sono tanti soldi da spendere, ma dire tanti soldi da spendere è una frase che non vuol dire un cazzo, perdonatemi la brutta espressione. Se tu mi presti dei soldi e io questi soldi ce li ho e li posso spendere, ma li vado a spendere su un'altra economia, io ho arricchito non l'economia italiana e per di più mi ritrovo ancora con un debito da saldare. Ora mi dicono dobbiamo andare verso lo switch dell'elettrico. Ma ragazzi, ma scusate, intanto guardiamo un attimo i conti in tasca. Quanto ci fanno pagare la bolletta? La bolletta ci costa, l'ira di Dio, non tanto per il consumo della materia, ma per tutta la tassazione che sta attorno. Se tu mi dici che vuoi andare a convertire sulle fonti rinnovabili e io consumo fonti rinnovabili, voi nella vostra bolletta ancora avete la voce di incentivi alle rinnovabili. E dico, ma come? Io sto già consumando rinnovabile. Tu mi dovresti premiare in bolletta. E invece no, non ti premiano. La tariffa e la bolletta è sempre la stessa. Quindi noi andiamo verso delle parole che a un certo punto diventano magiche. Unione Europea ad un certo punto è diventata magica. E noi abbiamo cominciato un'operazione di smantellamento della nostra identità. Abbiamo cominciato a sentirci noi stessi parte di quel mondo o parte di quella di quella strana, di quello strano maleficio che per i britannici, gli americani è blame the victim, cioè colpevolizza la vittima. Noi abbiamo fatto di più, cioè noi abbiamo iniziato ad autoflagellarci. Ma come rubiamo noi? Ma la mafia, ma qua, ma come siamo ladri, ma come... Cioè noi abbiamo cominciato a portare fuori un qualcosa che era sempre denigratorio verso l'Italia. Questo nonostante l'Italia fosse richiestissima fuori, sui mercati internazionali, ma noi qui dentro continuavamo ad autoflagellarci e quindi abbiamo dato improvvisamente corda a quei pifferai che dicevano ma adesso vedrete che ora che arriva l'Europa finalmente tutto si sistema perché con il rigore tedesco anche noi potremo beneficiare. Allora se uno mi dice che con il rigore tedesco possiamo far beneficiare la nostra economia, evidentemente non conosce la nostra economia, che soltanto in un pezzo, cioè in un pezzo del tessuto industriale si aggancia alla Germania, ma poi non è tutto così. E quindi a furia di andare dietro alla Germania, abbiamo permesso alla Germania di smontare un pezzo dell'industria italiana e di portarlo fuori. Oggi, per esempio, e con il PNR sarà sempre peggio, la Confindustria tedesca ha trovato in Polonia la sua gemella. Quindi loro hanno la moneta polacca,
hanno il legame con la Confindustria tedesca e tutto quel mondo produttivo che lavorava con la Germania vede ridurre le commesse. Quindi se noi continuiamo a pensare che qualcuno ci possa salvare, sbagliamo. Allora, ieri ci doveva salvare l'Europa, poi adesso speriamo nel rimbalzo dell'economia, e poi speriamo nei soldi del PNRR, e poi speriamo nel vaccino. Cioè, c'è sempre un qualcosa che ci dovrebbe salvare. Fin tanto che noi non ci riprendiamo la nostra identità e fin tanto che non rimettiamo compiutamente a fuoco la nostra grandezza, è inutile continuare a dire che nella cassetta degli attrezzi abbiamo gli attrezzi buoni. Io sono sicuro, io Warren Mosler lo conoscevo prima ancora di conoscerlo personalmente, perché voi avete fatto vedere degli spezzoni di una trasmissione che era La Gabbia, che cominciò a predicare l'MMT. E prima ancora della Gabbia c'era stata L'Ultima Parola. Warren prima, anche credo con un trasporto emotivo, ha detto che lui vorrebbe che parte della spesa pubblica fosse impegnata per la ricostruzione delle zone terremotate. That's right, ok? Perché? Perché Warren Mosler andò in quelle zone. Lui andò. Lui vide con i suoi occhi e sapeva benissimo che lì ci voleva spesa pubblica importante, e lui da cultore americano sa benissimo che quel pezzo di storia lo devi costruire. Quando io sento parlare dell'ecosostenibilità, quando sento dire che finalmente avremo tanti soldi da spendere in nome dell'ecosostenibilità, io ho i brividi, perché mio nonno, i nostri nonni erano già ecosostenibili senza doverci fare tante pippe tra di noi, perché l'ecosostenibilità dei nostri nonni era la cura della montagna, era la cura del territorio. Ma se tu nella montagna, nei paesi di montagna, tagli tutti i servizi, quei comuni si svuotano, perché se non ci sono scuole, se non ci sono trasporti, se non c'è la sanità, se non ci sono i piccoli presidi ospedalieri, quella gente se ne va dalla montagna, e la montagna, se non trova una resistenza di un paese, diventa un pericolo. E allora l'unica ecosostenibilità è spendere dei soldi, perché portare un servizio in una zona di montagna costa, porca puttana, ha un costo incredibile. Mantenere l'Italia ha un costo incredibile, e la dobbiamo piantare di denigrare la spesa pubblica. Perché se vogliamo farci belli anche dei prodotti agroalimentari e possiamo dire che a pochi metri di distanza, a pochi chilometri di distanza, c'è un certo vitigno che cambia completamente, c'è un certo sapore che cambia completamente, è perché è quel microclima. Noi siamo fortunati, ma ogni tanto la fortuna ha un prezzo, la si deve pagare. Se tu lo spendi male il biglietto della lotteria vincente, hai perso completamente. E questo è un paese che è incredibile per la diversità e per la ricchezza dei suoi prodotti, però ripeto, hanno un costo. Guardate che io ci gioco sempre con gli esempi che mi arrivano dall'economia. Quando l'Europa aveva tentato di annacquare il vino, io per oppormi dissi: brindo al vino italiano e brindo con questo Lambrusco, ed ero a Reggio. Apriti cielo, cazzo, ho iniziato: ah no, ma il Lambrusco di Sorbara è il migliore Lambrusco che c'è, ah ma no, ma il Lambrusco di Reggio sì, ma quello di Parma di più. E quindi si è cominciato a fare una diatriba sui social tra i cultori del Lambrusco, perché è vero, perché non c'è un solo Lambrusco, perché siamo fatti così. Tu se vai in Danimarca e chiedi un etto di crudo, quello ti dà un etto di crudo, quello che hanno. Prova ad andare da salumaio italiano a dire: mi dia un etto di crudo. Quello ti guarda e ti dice: un etto di crudo, lo vuole San Daniele, lo vuole di Parma, lo vuole stagionato. È tutto così, perché noi siamo fatti così, e questa eccellenza ha un costo. Quindi noi non possiamo standardizzarci, noi è per questione di sopravvivenza che dobbiamo uscire dall'Unione Europea. L'Unione Europea, proprio perché vi dicevo all'inizio, serve per standardizzare, e non può essere la nostra casa. E allora, fin tanto che non ci convinciamo che l'Italia è un prodotto unico nel mondo, la cassetta degli attrezzi non ci serve. Oppure è peggio ancora, perché stai male dentro.
perché adesso stiamo male a pensare e a vedere come stanno rovinando con la cosiddetta emergenza sanitaria. Ma scusate, ma in tutti gli anni pregressi, su questo Massimo Cacciari ha straragione. Sono decenni che inseguiamo le emergenze, e prima l'emergenza finanziaria, e poi l'emergenza industriale, e poi l'emergenza occupazionale, e poi l'emergenza sanitaria. Ma tutti quelli che oggi parlano di emergenza sono gli stessi che, per dare dietro all'Unione Europea e alle sue folli regole, che oggi guarda caso si possono cambiare, ok? Noi abbiamo tagliato la sanità pubblica con delle percentuali altissime, e quando tu tagli sulla sanità pubblica, tu stai tagliando sull'investimento. Quando tu tagli sulla ricerca, tu oggi ti ritrovi in braghe di tela. Questo è il tema di fondo. A noi eravamo top, sulle infrastrutture eravamo top. Guardate che ancora oggi ci sono pezzi delle autostrade che se non fossero state concepite con la vecchia della testa, con la testa della vecchia classe dirigente, noi oggi avremmo delle autostrade di merda. Quando a Milano l'altro giorno, cioè un mese fa, un palazzo è andato a fuoco, l'avete visto quelle immagini? C'è il paese della burocrazia, il paese delle mille firme, dove per andare a mangiare devi esibire il Green Pass, non si capisce chi è che ha dato la firma ad un palazzo dove nessuno ha controllato che il cappotto esterno prendeva fuoco come un foglio di carta. E allora andiamo a ripensare come erano le case popolari degli anni 50 e 60. Quelle case popolari non è che vengono giù come è venuto giù e si è incendiato quel palazzo. Possono essere oggi fatiscenti perché nessuno le ha curate. Però erano fatte bene quelle case popolari, perché c'era un concetto di comunità. Il più grande crimine è la disoccupazione, è vero, ma da quanto tempo non sentite più un pezzo di classe dirigente che dice che la sfida della classe politica è ricreare la piena occupazione? Noi siamo qua a imbambolarci. Noi siamo qua a imbambolarci dietro la cosiddetta gig economy. Ma che paradigma economico è quello della gig economy? Le pizze si consegnavano a domicilio anche 20 anni fa. Adesso il problema è che non è più una consegna della pizza a domicilio. Ora c'è dietro una multinazionale che sfrutta dei lavoratori con l'altro inganno di dire loro: ah, tu sei imprenditore di te stesso. No, no, non è imprenditore, è un disperato che ha bisogno di lavorare, e per lavorare con te si deve fare l'assicurazione, perché se cadi non ti paga nessuno, si deve prendere la bicicletta, si deve prendere un telefonino, deve avere l'applicazione, per di più deve pure essere un tuo schiavo. Questa è la gig economy. Allora la sfida alla piena occupazione è una sfida politica. Io sarei contento di potermi avvalere già da una città come Milano, e mi auguro che Trombetta lo possa fare qui a Roma, di potermi avvalere della cassetta degli attrezzi dell'MMT e di Warren Mosler, di poter avvalermi delle competenze che ci sono e che tentano di aprirsi. Ma quando mi hanno chiuso la trasmissione, voi in TV non avete mai più sentito parlare di MMT. E io sono contento oggi che voi abbiate ricordato Paolo, perché Paolo Barra vi ha fatto veramente una grandissima operazione di diffusione di certe tesi. E a Paolo voglio bene, gli mando un abbraccio. Vi dico anche che Paolo ha scritto un libro che è edito da Chiare Lettere e uscirà settimana prossima, e lo presenteremo insieme, perché gli sono riconoscente, perché è stato capace, con un linguaggio suo provocatorio, di dire determinate cose che sono rivoluzionarie. Cioè Warren, quando spiega qui queste cose, se oggi fosse davanti a Monti, davanti a Cottarelli, a tutta questa gente qua che ha la possibilità di parlare dalla mattina alla sera, Cottarelli e quegli altri economisti che hanno i salotti sempre a disposizione, bene, oggi Warren li stenderebbe, perché ha dalla sua i dati, ha dei dati di confronto internazionale dal Giappone, non soltanto il Giappone, ma gli Stati Uniti. Ma come pensano di uscire da una crisi senza una cassetta degli attrezzi in cui la centralità dello Stato, con la sua moneta, con la sua politica fiscale, diventano protagonisti? Ma vi sembra normale che io mi debba farmi prendere in giro da un'Unione Europea che era governata fino al mandato precedente dal re degli evasori fiscali a norma di legge?
Ma scusa, presidente della commissione era stato Juncker, che era il governatore del capo del Lussemburgo, e mi venite a parlare di un'Unione Europea più giusta e più equa. Ma lo sapevamo benissimo che in Europa si evade a norma di legge e si sfrutta il lavoro a norma di legge. Questa è l'Unione Europea, ma un altro motivo per andarmene, ma senza pensarci su due volte. Quindi il tema è politico, riuscire a avere lo spazio per andare oltre. Ora, Italexit a fatica si riuscirà a imporre, tanto dico che a fatica siamo diventati una componente del Senato, quindi da pochi giorni posso comunicare ufficialmente che il discorso che ho tenuto al Senato l'altra volta l'ho fatto come membro della componente Italexit al Senato. Affronto la sfida di Milano e sono sicuro che a Milano piazzeremo il consigliere comunale che per la prima volta porta Italexit a Palazzo Marino, e quindi anche questo è un risultato. Auguro altrettanto a Torino, a Bologna, a Roma, dovunque abbiamo la possibilità di affacciarci, avere la possibilità di foneticamente di cominciare a dire che c'è un pezzo di una classe politica che dice Italexit, che dice di uscire. Beh, ragazzi, è tanta roba. E se tutto questo oggi è possibile è perché tanti altri gruppi, che io non sottovaluto, poi io il mio pessimo carattere lo so, non su questo, però so che il lavoro fatto da tanti oggi è fondamentale per poter azionare la leva. Se non hai il punto d'appoggio, la leva non parte. Quindi ringrazio Warren per essere stato in Italia. E la prossima volta al Sole 24 Ore diglielo che possiamo uscire e non succede niente. Vediamo se te lo pubblicano. Grazie Gianluigi. Tanti gruppi stanno muovendo in questa direzione dell'uscita dall'Unione Europea, basandosi su quello che è il nostro faro fondamentale, che è la Costituzione italiana. Uno di questi gruppi storici è qui rappresentato da Stefano D'Andrea. Stefano, vieni. Grazie. Chiedo scusa se mi seggo, non per darmi un'aria, ma ho preso degli appunti e vorrei, per rispondere, anzi un po' di qua, per rispondere a Mosler e a Trabucchi, no, più rispondere, per dialogare. Tanto grazie davvero dell'invito e grazie anche del contenuto delle due relazioni. Parto da quella di Mosler e poi giungo a Trabucchi. Mi piacerebbe parlare dell'Unione Europea, sto per concludere il mio libro, sono agli ultimi paragrafi che porto avanti da anni, ma spero che avremo occasione in seguito. Allora, Mosler direi che ci ha detto delle cose che attengono al momento della uscita e delle cose che in realtà riguardano un tempo successivo, cioè alcuni suggerimenti di politica economica successivi. Su questi sono d'accordo su pressoché tutte le cose che ha detto, dall'abolizione dell'IVA al divieto di finanziare l'acquisto di strumenti finanziari. Il nostro programma neosocialista va anche oltre, ma sono sicuro che magari Mosler sarebbe d'accordo con gli altri provvedimenti. Dal punto di vista delle importazioni e delle esportazioni, io credo che il programma dovrebbe essere di aumentare la domanda interna continuamente più della domanda estera, in modo che alla fine si importi il meno possibile e si esporti il meno possibile. Quindi qui forse c'è una differenza tra importare il più possibile e esportare il meno possibile. Io dico importare il meno possibile e esportare il meno possibile, ne derivano tante cose dal punto di vista del sistema nazionale, ma ci sarebbe da parlarne per mesi. Poi dal punto di vista dell'uscita invece non sono nemmeno in grado di sollevare obiezioni. La filosofia di fondo per cui bisognerebbe tranquillizzare gli italiani
e quindi attuare l'uscita progressivamente, mi trovo d'accordo, quindi sono tutti suggerimenti eccellenti. Non sono però sicuro che l'uscita avverrà tranquillamente, non sono nemmeno sicuro che quando ci sarà l'uscita l'Unione Europea non avrà delle forze armate, e non sono nemmeno sicuro che senza le forze armate italiane si esca. Quindi io la cosa la vedo storicamente molto più complessa, conflittuale, lunga, direi storica. Anzi, questo è questo il processo che ci ridarà dignità. Noi avremo dignità se riusciremo ad uscire. E quindi qui mi ricollego poi a alcune cose che ha detto il collega Trabucchi. Collega, anch'io sono giurista, quindi collega e giurista. Un dubbio, finisco con Mosler. Mosler ci ha detto che in situazione di piena occupazione i privati investirebbero, non ne ho dubbio, però noi abbiamo la lezione di Calechi sulle ragioni politiche per cui i capitani d'industria sono contrari alla piena occupazione. Non è che la piena occupazione è venuta a meno per caso. Contrari alla piena occupazione per ragioni di vario tipo, morali, ed è una morale che diffondono e della quale riescono a convincere il popolo, cioè devi guadagnarti il pane con le tue forze, se no devi morire, questa è una morale, ma poi contrari al mantenimento della piena occupazione, dice Calechi, perché la prolungata piena occupazione rende fa perdere al licenziamento il carattere disciplinare e quindi si perde il potere. Quindi preferiscono i capitani d'industria avere meno profitti, ma avere un governo politico della società al contrario. Quindi io credo che in realtà questa storia della piena occupazione non finirà mai, non può essere è una conquista che richiede una diffusione di una cultura, anche diciamo di una rinnovata coscienza di classe, intesa come coscienza di classe popolare, che riguarda sia i dipendenti privati e pubblici, sia gli autonomi che svolgono attività, diciamo, che si abbeverano solo sul mercato interno. Ci sono degli autonomi che esportano, che non hanno interesse alla piena occupazione, o meglio, hanno interesse ad una piena occupazione ottenuta attraverso la vittoria al più verso l'esterno e quindi ad una esportazione della disoccupazione. Quindi io la vedo una cosa conflittuale, al di fuori delle ipotesi di futuro comunismo, socialismo, sarà una rotta secolare, continua e dialettica tra due posizioni. E concludo con Mosbler. Trabucco ci ha detto... ci ha indicato due modi di uscire, referendum e legge. In realtà fino a 20 anni fa, se ci fossimo chiesti come si procede da un trattato, non avremmo avuto dubbi che la nostra Costituzione prevede la legge di ratifica per approvare il trattato, ma che il governo, non sta scritto da nessuna parte, ma era un'opinione pressoché pacifica, ha il potere di recedere. Ovviamente un governo che recedesse da un simile trattato, non parliamo di un trattato sulle acque territoriali con uno Stato confinante, no? Con un semplice recesso senza una grande maggioranza parlamentare cadrebbe immediatamente. Quindi è chiaro che in entrambi, e come ci ha spiegato Trabucco, un referendum di questo tipo presupporrebbe una legge costituzionale, quindi quantomeno una solida maggioranza parlamentare che approvi la legge di riforma costituzionale e poi il consenso del popolo. Questo però che cosa ci dice? Questo ci dice quanto è lontano il momento storico in cui il recesso, quindi le politiche economiche di cui abbiamo parlato, i conflitti che si genereranno, io la prospettiva un po'
irenica, insomma, di Mosler, non la con, o meglio, forse è emersa una prospettiva così pacifica che non ci sarà mai. Il momento del recesso sono preceduti da una necessità di che il Paese sia in una maggioranza ampia e sicura, desideroso di uscire. E qui bisogna dire anche una cosa: desideroso di uscire sicuramente ci si guadagna di lì a poco, questo sì. Però l'idea che il Paese debba essere desideroso di uscire sapendo che ci saranno solo vantaggi e che non ci sarà nessuno svantaggio, tutto sarà tranquillo, la vedo un po' libresca. Come dire, io vedo che invece ci sarà un conflitto, ripeto, non sono sicuro di come si comporteranno le forze armate, secondo me c'è bisogno persino del consenso delle forze armate italiane, la strada è lunga. Come si arriva ad avere questa volontà nel Paese? Non avendo la competenza, quindi serve sì la competenza, ma abbiamo tanti anni, abbiamo decenni, e qui non credo che Trabucco abbia ragione quando dica che questo è l'ultimo momento che abbiamo. Io lo sento dire da 10 anni, se non usciamo subito dall'euro siamo morti, eccetera, eccetera. Per fortuna, e finirò con una citazione, questo non è vero. Io credo che ciò che abbiamo fatto in questi 10 anni siano come i moti del 21. Adesso siamo davanti ai moti del 31. Potrebbero servire anche 30 anni. Ciò che è necessario però è costruire il partito politico. Costruire il partito politico, non un partito politico basato sul marketing dove entra uno casualmente, queste cose nascono e muoiono. Quindi quella volontà nel Paese, ampiamente maggioritaria, presuppone un grande partito politico. Non basta essere studiosi e fare gli ideologi, bisogna militare. Non basta essere degli esperti e dei tecnici, bisogna militare. Non basta conoscere la MMT e divulgarla, bisogna militare. Militare vuol dire inquadrarsi, disciplinarsi, non parlare, marciare secondo un progetto, far parte di una schiera, vincere l'individualismo. Perché vedete, ciò che la critica moralistica all'individualismo, che pure c'è tra alcuni di noi, fa ridere. L'individualismo è un fatto. C'è chi lo usa per fare denaro e c'è chi lo usa per postare, per divulgare, per diffondere, per esprimere continuamente le proprie idee e non quelle del partito. Perché quando ti iscrivi, ti associ, contrai un vincolo, stai in un progetto, non diffondi più le tue idee, non parli più le tue parole, ma parli quelle del partito. Se questo si verificherà, il partito vero arriverà al Parlamento, allora può darsi che ci sarà quella maggioranza e quindi usciremo e faremo le cose che ci abbiamo detto. Ma il destino della nostra generazione purtroppo non è di fare quella politica economica, lo faranno i nostri figli, non è forse di recedere. Non sappiamo se parteciperemo al referendum, certamente. Noi dobbiamo solo militare, limitare noi stessi, contrarre un vincolo e seguire il programma che ci siamo dati. Da domani al bar non diciamo più ciò che pensiamo, diciamo ciò che pensa il partito che noi abbiamo concorso a decidere. Voglio concludere qui con una citazione per mostrare che non si deve perdere fiducia. La citazione di Pasquale Stanislao Mancini, un teorico della nazionalità italiana, grandissimo uomo del Risorgimento. Lui spiegava che cos'è la coscienza della nazionalità, è il sentimento. Allora, questi elementi, lui parlava degli elementi materiali che ci uniscono, sono come inerte materia capace di vivere, ma in cui non fu spirito ancora,
spirato ancora il soffio della vita. Or questo spirito vitale, questo divino compimento dell'essere di una nazione, questo principio della sua visibile esistenza, in che cosa consiste? Esso è la coscienza della nazionalità, non basta la nazionalità. Il sentimento che ella acquista di sé medesima e che la rende capace di costituirsi al di dentro e manifestarsi al di fuori. Moltiplicate quanto volete i punti di contatto materiale ed esteriore in mezzo ad un'aggregazione di uomini, questi non formeranno mai una nazione senza la unità morale di un pensiero comune, di un'idea predominante che fa di una società quel che essa è, perché in essa viene realizzata. Nulla è più certo dell'esistenza di questo elemento spirituale animatore della nazionalità. Nulla è più occulto e misterioso della sua origine e delle leggi cui obbedisce. Finisco, eh. Prima che esso si svolga, una nazionalità non può dirsi esistente. Con lui la nazionalità sembra estinguersi e trasformarsi per rinascere a nuova vita. Altra volta, col solo oscurarsi ed assopirsi di quel sentimento, cade una nazione nell'avvilimento e nella straniera soggezione, e attraversa un periodo di dolori e di vergogne, senza coscienza né desiderio dei suoi diritti. Ma più tardi, e talora dopo una lunga notte di secoli, un debole raggio di luce torna a splendere nell'animo di quel popolo. Comincia di nuovo a sprigionarsi dal fango della servitù quel divino senso che aveva sonnecchiato per tanta età. E non di rado, ripigliando lena, si desta più forte ed impaziente di ostacoli, infrange le catene degli oppressori e, fatta risorgere la nazione dal funebre lenzuolo in cui giaceva avvolta, la riconduce radiante alla vita e, di vita e di maestà sulla scena del mondo. Ora, perciò non sono d'accordo con quell'affermazione di Trabucco. Noi come nazionalità esistiamo. Quindi non è vero che se perdiamo un'occasione, che questa è l'ultima occasione e che deve essere qualcosa che accada immediatamente. Rischiamo di avere l'esercito europeo tra 5 anni, per esempio. Ciò che è importante è che noi ci sentiamo parte di una storia e di un popolo, quindi che agiamo per i nostri figli e i nostri nipoti e che facciamo ciò che la storia ci chiede in questo momento, e che secondo noi di Riconquistare l'Italia è militare. Quindi tutti voi adesso, che avete fondamentalmente le nostre idee, dovete concorrere come associazione autonoma, iscrivendovi da noi, come indipendenti, candidandovi, raccogliendo le firme, ma non potete pensare di fare gli spettatori e di arrivare al 2023 per verificare se qualcuno è riuscito a fare il partito al quale voi non avete dato un contributo anche minimo, perché sareste responsabili. Grazie. Grazie Stefano, grazie. Su due cose che mi sono segnato sono d'accordissimo con Stefano, su due. La prima è quando ha citato Kalecki dicendo che la piena occupazione ovviamente non è voluta dagli imprenditori, altrimenti perderebbero il proprio potere contrattuale nei confronti dei lavoratori. Certo, d'accordissimo. Ma se c'è uno Stato che glielo consente di fare, se c'è uno Stato forte con i poteri di politica monetaria e politica economica e soprattutto con una visione di realizzare appieno il modello socio-economico costituzionale, l'imprenditore è un essere umano come un altro. L'articolo 41 cita, ok? E quindi è vero, la piena occupazione è contro l'interesse degli imprenditori, anzi vi dico di più. Il programma di lavoro garantito che noi proponiamo come associazione MMT Italia va a
ribaltare il paradigma del gioco di forza tra imprenditore e lavoratore, perché se ho un programma di lavoro garantito, tu imprenditore, se riconosci il mio lavoro, mi paghi, altrimenti vado nel piano di lavoro garantito. I sindacati scompaiono domattina. Questa è la prima cosa. La seconda cosa su cui sono d'accordo con Stefano è essenzialmente: ci vuole la maggioranza, certo, ci vuole la maggioranza, la consapevolezza della gente, del popolo, e noi come associazione MMT Italia è dal 2012 che portiamo avanti la consapevolezza, perché noi facciamo attività di divulgazione sulla gente, non facciamo politica, noi facciamo crescere la consapevolezza delle persone affinché possano prendere delle decisioni consapevoli, basate su oggettivi riscontri di benessere economico, e questo è il lavoro che facciamo gratis dal 2012 e ci siamo dati associazione MMT Italia. Ci vuole la maggioranza, certo, ci sono tanti partiti. Riconquistare l'Italia, Italexit, Ancora Italia e quant'altro. Voi fate politica, fatela voi la maggioranza, mettetevi insieme e fate la maggioranza. Noi facciamo quello che abbiamo sempre fatto e non facciamo un passo indietro. E questo, la terza cosa su cui non sono d'accordo con Andrea, ho già risposto. Noi dal 2012 che siamo sul territorio, e politica significa andare tra i cittadini e passare la consapevolezza, e noi l'abbiamo fatto grazie allo stimolo di Paolo Bannat a gratis dal 2012. Quindi noi stiamo con la coscienza a posto, anzi l'evento di oggi è il tentativo, se per chi non l'avesse capito, è il tentativo di mettere insieme delle persone che fanno politica di fronte ad un'associazione che gli sta dicendo: noi facciamo questo e abbiamo la soluzione, in modo tale che possono andare a fare politica, a militare. Ci sono tanti amici che militano in Riconquistare l'Italia, tanti amici che militano in Italexit, tanti amici personali MMT che militano in Ancora Italia. Sono i capi politici che devono fare politica. Noi stiamo già facendo, sia come associazione, sia individualmente, militando in questi partiti. Ok? Veniamo a noi. È il vostro momento. Regole. Abbiamo 50 minuti di spazio per fare domande e risposte. Ok? Le regole delle domande e delle risposte sono queste. Punto numero uno. La domanda finisce col punto di domanda, quindi non deve essere, vi chiedo la cortesia, evitate opinioni, evitate relazioni, evitate obiezioni su altri temi, tipo la MMT crea inflazione, la MMT stampa i soldi, lasciate perdere come funziona la MMT, perché siamo disponibilissimi a fare dei convegni per passare il tema, per trattare il tema di come funziona, cosa dice la MMT. Quindi è un altro tema. Quindi circoscriviamo quello che è il tema delle domande. Ciao Gianluigi, ciao Gabriele. Il tema delle domande è questo. Avete ascoltato una relazione giuridica da parte di Trabucco, avete ascoltato la relazione tecnica economica da parte di Mosler. Se c'è qualcosa di approfondimento su queste due tematiche, sul percorso d'uscita dall'Unione Europea da un punto di vista giuridico o da un punto di vista tecnico, liberissimi di fare domande. Ora, eccola lì. Allora, pregherei Mosler. Grazie, Woven, troppo buono. Allora, i relatori, perché io le risposte non le conosco, le conoscono loro due, Daniele e Woven, se vi accomodate qui. C'è un altro microfono.
Siate buoni, ok? Siate buoni. Abbiamo, anche perché se sono le 18:16, se riusciamo a chiudere alle 19, c'è una bellissima sorpresa. L'avete visto Giuseppe? Giuseppe Povia? L'avete visto? Vi facciamo un applauso. Grande Giuseppe. Che ci farà ascoltare tre dei suoi brani che io amo tantissimo perché il tema è quello. Ok, prego, nome e domanda. Scusa Dani. Scusa. Vai, sei libero. Vai. Ok, sono Daniela Marenco, sono qui con l'associazione Enrico Mattei, ma Enrico Mattei 1948 come la nostra Costituzione, ma diciamo che quello che dico lo dico a titolo personale, faccio anche parte di Moneta Positiva. Sono domande, ma non sono buona perché non lo sono mai. Comunque sono domande attinenti il percorso di uscita e domande tecniche, più che altro chiedo antidoti anche per come è stata messa la proposta. Sono buona nella misura in cui ci credo a questa cosa, quindi non sono domande per quanto cattive fatte con spirito polemico. Quando ho cominciato ha detto due o tre cose sulle quali io mi sono trovata un po' a disagio come dipendente pubblico, a parte che non guadagno 4.000 euro al mese, ma il fatto che mi si trasformino 4.000 euro in 4.000 lire, per dire, non vuol dire che non cambia nulla, perché se vado in un negozio e il prodotto viene venduto a 25 euro o a 50 lire, ecco lì che il mio stipendio si è dimezzato. Ovviamente a questa cosa in parte ha dato una risposta Mosler nel corso della trattazione, facendo ovviamente capire, e sono d'accordissimo, che nel momento in cui si lascia l'euro e la lira, però lo Stato chiede lira, ovviamente la lira si apprezza. È stato anche detto che si minimizza il 50% di questa sala, ma forse questo è prevedibile, l'80% delle persone vuole mantenere la sua valuta nazionale. Quello che è imprevedibile e forse non è stato sufficientemente affrontato, almeno non nella trattazione, è che non si considera la speculazione sulle valute, che in un primo, siccome il discorso è cominciato proprio con questa cosa che un po' mi preoccupa, che questo... Questa uscita andrebbe bene a tutti, come sia ai mercati finanziari sia ai cittadini. Ora, nel momento in cui una lira si apprezza così tanto, e così succederebbero, perché tutti correrebbero a vendere euro e a comprare lire per pagare le tasse, e si manifesta subito una corsa speculativa all'acquisto dell'euro e quindi all'acquisto della lira e a vendere euro. E lì anche l'altra cosa, che non faremo nulla all'euro, assolutamente non è possibile, perché un paese come l'Italia, nel momento in cui la moneta nostra si apprezza così tanto, insomma fa. Però questa speculazione finanziaria, che così ci farebbe anche bene, comunque nel momento in cui invece qualcuno volesse fare un'operazione speculativa opposta, cioè di svendere tutta la lira e di farci crollare, se non c'è, chiedo, c'è un antidoto alla detenzione della nostra moneta da parte di colossi? Perché i mercati finanziari non sono una concorrenza, se no sarebbe facile, sono gestiti da colossi finanziari che hanno PIL di interi paesi, quindi ci fanno andare via. Va bene. Allora poi ne farei anche un'altra dopo. Lasciamo un po' spazio, un po' più sintetici per favore. Domanda. Allora, la speculazione, come possiamo combattere la speculazione nei confronti del tasso dollaro? Ok. Can you name one currency in the world that has had a problem with speculation? So we can talk about what happened and what we can do. Mi fate un esempio di una moneta di un qualsiasi paese del mondo di cui possiamo parlare che ha avuto problemi di speculazione, che cosa possiamo fare? There are smaller countries than Italy with their own currencies, like Australia, Canada. Ci sono paesi che hanno meno storia dell'Italia, che hanno monete diverse, come ad esempio l'Australia, o che hanno monete deboli.
Australia has a trade deficit, they have inflation. L'Australia ha poco deficit, un po' di inflazione. There's no problem with currency speculation. E non ha nessun tipo di problema con la speculazione finanziaria. So I understand a question and a concern, but when I ask for examples so we can look at how to address it, nobody ever seems to have any. Io capisco la preoccupazione, capisco il tipo di domanda, però poi quando chiedo di farmi degli esempi di cosa è successo magari ad altri paesi, quali sono state le conseguenze, poi si fa sempre fatica ad avere effettivamente degli esempi che dimostrino che questa preoccupazione ha realmente qualcosa di concreto su cui poggiarsi. Shortly. Brian Thompson, thank you, Mr. Mosler, for coming here. Thanks to the organizers and thanks to the panelists. Thank you very much. I have a lot of questions. I'll remain two only. We hear that MMT, modern monetary theory, is a reality, not an abstract theory. If so, what country is openly advocating for it and implementing it? You call for Italy to adopt some of the ideas of MMT. Can Italy do it alone? Or does it require other countries to do it? And second, and the most important, if I'm allowed. I translate the question otherwise. Signor Thompson. Parlato direttamente in inglese, ha chiesto a Warren Mosler, l'MMT è una teoria, ma la domanda è, può essere adottata solo dall'Italia o necessita che anche altri stati la mettano in pratica? Okay, so MMT is a framework for analysis. Allora, l'MMT intanto è una struttura di analisi. It's like the manual that comes with a machine that tells you how it works. È come un manuale di una macchina che ti dice come quella macchina funziona. What you heard today were my personal views on how the goals of the movement can be accomplished. Questo che avete visto oggi è la mia visione personale di come il sistema funziona, di come gli obiettivi dovrebbero essere perseguiti e raggiunti. That's based on my understanding of monetary operations and that type of thing that's the basis of MMT. E questo è il risultato della mia esperienza, della mia comprensione di come funzionano i sistemi monetari moderni, le transazioni monetarie e tutto quanto il sistema. So, does that answer your question? It's a framework for analysis. It's not a set of proposals. Yeah, and what about the fact that Warren? And what about the fact that for MMT it is needed that also other countries adopt MMT, or Italy could do it by itself? Yeah. So, a country doesn't adopt MMT. A country will adopt a monetary system. Allora, un paese intanto non adotta la MMT, semmai adotta un'idea, un sistema monetario. And then you can ask me, will this monetary system work? Così, in realtà, dovresti magari domandarmi come funziona questo sistema monetario. If not, why, what's the problem? Sorry? If it doesn't work, if I say it doesn't work, I can tell you what the problem is. Ok, certo, quindi se mi dici che non funziona, io ti posso spiegare come va, come funziona, effettivamente possiamo entrare in più dettagli. So, for example, Bulgaria has a fixed exchange rate system. Per esempio, quello che riguardava, ad esempio, non so, una domanda sul fatto che i tassi di cambio possano essere flessibili o fissi. MMT will tell you how that system means their real standard of living has been reduced in order to establish their net financial assets. E l'MMT ti può spiegare come può impostare il sistema monetario in modo da stabilizzare un sistema e stabilizzare anche le attività, il livello di attività, di produzione. MMT will tell you that you need a floating exchange rate system to sustain full employment. L'MMT, ad esempio, ti dice che hai bisogno di avere un tasso di cambio flessibile per sostenere la piena occupazione. That type of thing. Questo tipo di domande. I have one last question. Un'ultima domanda.
So I assume that it can be worked, MMT could be adopted, implemented, recognized in one country. Allora, assumiamo, facciamo... My most important question, and this comes from talking to a lot of people about MMT, and they go, international confidence in perceptions in the currency, international financial investors, if they perceive that there is no fiscal responsibility within the country's government, they will run away. And that might mean a depreciation in the currency, run on the pound, qualcosa, and it could mean that people will not be able to have the food and the natural resources that an economy in the global economy needs. So, what would MMT do if there is perception of no global, no country fiscal responsibility? Allora, la domanda che dicevo, ho parlato con molte persone di MMT, eccetera, eccetera, e spesso le persone si domandano che cosa potrebbe succedere in un paese se gli grandi investitori istituzionali che ci sono in giro percepissero la non responsabilità fiscale di un governo all'interno del proprio paese. Io penso, diceva lui, che potrebbero esserci problemi col fatto che, addirittura col fatto che si arrivi a non avere più beni disponibili o che la gente possa avere problemi di sostentamento. Well, first let me say that if a country unilaterally adopts a full employment policy like I've proposed. Allora, intanto fammi dire che se uno Stato, un governo decidesse in maniera seria, unilaterale, di perseguire una politica di piena occupazione and trade policy like I proposed, e di politica commerciale, quindi di rapporto esportazioni-importazioni, come ho spiegato prima, they will prosper enormously, somewhat at the expense of the rest of the world. Prospererebbe in maniera pazzesca un po' anche a spese del resto del mondo. Okay. The United States, for example, in 1999, gli Stati Uniti, ad esempio, nel 1999 had a record high trade deficit. Hanno raggiunto un record nel deficit della bilancia commerciale. And very low unemployment. E un bassissimo livello di disoccupazione, tipo 3%. And that combination resulted in a very high standard of living. E la combinazione di queste due cose è risultata, pensate un po', in un altissimo standard di vita. And the foreign direct investment, FDI. Gli investitori diretti was the highest in the world. Ecco, gli investimenti esteri negli Stati Uniti sono stati i più alti a livello internazionale, cioè hanno raggiunto proprio il massimo livello di attrattività per gli investitori esterni. The full employment economy and the high trade deficit attracted massive levels of investment. Un alto deficit della bilancia commerciale, quindi chi importa molto ed esporta poco, e un altissimo livello di occupazione sono letteralmente attrattivi per tutti gli investitori. Even with high wages. Wages were very high. Nonostante magari il fatto che possano esserci all'interno di quel paese degli stipendi molto alti che tendenzialmente dovrebbero scoraggiare gli investitori. Why does business like to invest in a full employment economy? Perché un'attività dovrebbe avere interesse a investire in un paese dove c'è piena occupazione? Because they can make profits. Perché possono fare un sacco di soldi, un sacco di profitti. There's people to buy their products. Perché hanno tanta gente, un pubblico ampissimo che comprerebbe i loro prodotti. You can look at India today. Guardate all'India oggi. They're doing very well with high inflation and high deficits. Stanno facendo tantissimo con alta inflazione, alto deficit. Turkey has very high growth rates, very high deficits, very high inflation. Guardate la Turchia ha un alto tasso di interesse, un alto tasso di deficit, un alto tasso di inflazione e anche un alto tasso di crescita. But their public debt
is actually very low. It's only 35% of GDP. E nonostante questo, il debito pubblico è anche piuttosto basso, perché è circa il 35% del prodotto interno lordo. Yet their inflation is in the 15 to 20% range. E la loro inflazione è oltre il 15%. With 8% unemployment. Con l'8% di disoccupazione. It's partially because they have high interest rates that causes high unemployment. High inflation. E questo è possibile perché hanno una alta inflazione. Okay. You know, and they have the corruption in the banking system, sì, certo, in the state-owned enterprises. Hanno comunque della corruzione sicuramente all'interno del sistema bancario, certamente. Okay, so the next question, second question was, what happens, are you worried about other countries, what they think about your policy? Ok, l'altra domanda era, ci sono preoccupazioni su quello che potrebbero pensare o fare gli altri paesi a riguardo di quello che fai tu come politica nel tuo paese? So let's look at what happens to your real wealth. Allora, vediamo quello che succede al tuo reale benessere, alla tua ricchezza reale. Your real output is highest when you have everybody working. Il tuo livello di produzione è ai massimi livelli è quando c'hai la piena occupazione, quindi c'hai piena produzione e piena possibilità di acquisto. No matter what your currency is doing. Non importa quello che stia facendo la tua moneta. Your domestic production, your output belongs to you. La tua produzione interna, la tua produzione domestica appartiene a te. Now let's look at what the currency does to your trade position. Vediamo che cosa fa la moneta nella tua posizione all'interno della bilancia commerciale. Italy produces a Ferrari and sends it to Berlin. Italy builds a Ferrari and sends it to Berlin. Ok, l'Italia, ad esempio, produce delle Ferrari e le manda all'estero. And because of the price of the euro and everything else, it exchanges for 4 Mercedes. E a causa del valore dell'euro e di altre cose, mettiamo che le baratta una Ferrari per 4 Mercedes. So one Ferrari goes to Berlin and 4 Mercedes comes to Rome. Cioè, or Milan. Una Ferrari va a Berlino e 4 Mercedes vengono a Milano. Okay, that exchange, they don't care what's happening in Italy. A questa questione commerciale non interessa niente di quello che sta succedendo in Italia. They don't care if your currency is up or down, your inflation is up or down, your unemployment. Non interessa se la tua occupazione è su o giù, se l'inflazione va su o va giù, se il tasso di cambio va su o va giù, non interessa niente. When Modena sends a Ferrari to Berlin, 4 Mercedes come back. Una Ferrari va a Berlino e 4 Mercedes arrivano in Italia. Your pile of stuff goes down by one Ferrari and it goes up by 4 Mercedes. Il tuo stock interno, la tua produzione interna viene diminuita di una Ferrari e viene aumentata di 4 Mercedes. What the exchange rate does determine is the distribution. Quello che il tasso di cambio va a influenzare è il tipo di distribuzione che avviene. It determines who has to work to build the Ferrari and who gets to drive the Mercedes. Determina sostanzialmente chi produce e ha la Ferrari e chi invece ha le Mercedes. That's what the exchange rate's all about, that's what your inflation rate's all about, that's what your employment's all about. It's about internal distribution. The rest of the world doesn't care. Quello che fa la differenza alla fine è quello che tu produci, quello che succede all'interno del tuo paese. A tutto il resto dei parametri sono qualcosa di relativo. So if you look very closely, the worst that can happen if somebody does something to your currency. Sorry? If you look very closely, the worst that can happen if someone does something to your currency. Allora, se guardiamo a quello che è il peggio che può succedere alla fine alla tua moneta. What can change is who has to build the Ferrari and who gets to drive the Mercedes. L'unica cosa che può cambiare è chi deve costruire la Ferrari e chi invece può guidare le Mercedes. South Africa mines gold and exchanges it in London, you know, 1 ounce of gold for one men's suit. E il Sudafrica produce l'oro, lo quota alla borsa dell'Inghilterra e lo scambia, ad esempio, per un vestito fatto su misura, un vestito firmato. The only thing that currency matters for is who has to dig the gold and who gets to wear the suit. L'unica cosa su cui impatta la moneta è chi deve scavare nelle miniere e chi deve fare i vestiti.
And if you do all the mathematics and econometrics, that's what it comes down to. E se fate modelli econometrici e andate nello specifico di tutto questo, vedete che le cose stanno così. I had this conversation with Skender at the Central Bank of Vienna a couple of years ago. With Skender, where is Skender here? Anyway, we were at this. There he is. We were at the Central Bank of Vienna. Okay. We had this conversation. Ho parlato alla banca centrale d'Austria e abbiamo avuto proprio una conversazione di questo genere circa un mese fa. They nod their head and they go, "Yeah, that's right." Sorry? They nod their head and they go, "Yes, you're right." Alla fine sono stati obbligati a dire sì, effettivamente hai ragione. Now your internal policy decides who builds a Ferrari and who drives a Mercedes. All your laws and institutions and structures, that's and sono your le tue... spending and your taxing, that makes those decisions. Quello che cambia è quello che tu fai internamente, sono le tue politiche interne che decidono chi costruisce le Ferrari, chi guida le Mercedes. Tutto il resto sono questioni finanziarie. Some people get taxed and a big contractor gets paid and he gets profits, he drives a Mercedes. Persone che magari fanno grandi contratti, pagano magari anche tante tasse, però fanno grandi contratti molto ben pagati, alla fine sono quelle persone che guidano la Mercedes. People getting taxed who need the money desperately, they build the Ferrari. E persone che invece hanno altre disponibilità guidano le Ferrari. It's all about your institutional structure. It's not about your exchange rate. Sono questioni che riguardano la tua struttura interna, la tua struttura istituzionale e non i tassi di cambio. Yes, it can be disruptive, but at the end of the day, it's not the most important issue. Sì, può essere distruttivo, può avere delle conseguenze, può avere un'influenza, però alla fine della giornata non cambia l'esito degli eventi. Grazie. Thank you. Allora. Mosler va come un fiume in piena, un fiume in piena. Allora, chiedo una cortesia, visto che noi basiamo quella che è la nostra motivazione di fondo sulla nostra carta fondamentale, gradirei sentire alcune domande di carattere giuridico, le difficoltà che ci possono essere, piuttosto che come muoversi, come non muoversi. Qualcuno ha qualche domanda di carattere giuridico? Hanno paura, Daniele, non sono preparati. Li bocciamo all'esame. L'esame. Lui ce l'ha. Ciao, buonasera. Allora, uno più che altro un chiarimento su una cosa che il professor Trabucco ha detto nell'intervento e che è stata parzialmente ripresa anche dal presidente D'Andrea nel suo intervento. Si parlava della necessità di promulgare una legge per poter attivare l'articolo 50 del Trattato europeo e per l'uscita. Ma non sarebbe sufficiente una comunicazione da parte del governo, formalmente almeno, il governo che ha già la legittimazione democratica della fiducia da parte del Parlamento? Sì, allora, l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, che è una delle due parti che compone il Trattato di Lisbona, prevede proprio che lo Stato che esercita la facoltà di recesso notifichi questa sua volontà al Consiglio europeo. Quindi è ovvio che un governo pienamente in carica, che è sostenuto alla Camera e al Senato da una maggioranza tale da poter mantenere il rapporto fiduciario, può tranquillamente sul piano interno procedere alla notifica e avviare l'iter di negoziazione. Questo è fuori discussione. Il mio era un ragionamento che andava al di là della sfera giuridica stricto sensu, cioè in senso stretto. O meglio, un governo in carica, per quanto possa avere una maggioranza che lo sostiene o che lo appoggia, però davanti a un'operazione di questo tipo, che ha delle inevitabili ricadute sotto vari settori, politici, economici, sociali, o da una parte decide di coinvolgere il Parlamento attraverso una mozione, come dicevo prima, che in qualche modo dia il là al governo, però sotto il profilo politico questo richiederebbe una maggioranza solida, forte, richiederebbe quello che prima l'amico che ha parlato dopo Gianluigi diceva, c'è bisogno di una coscienza politica che in questo momento manca, quindi un esecutivo che agisse in questa direzione sarebbe certamente debole sotto il profilo politico, anche se non giuridico.
però sappiamo che tante volte le ragioni della politica prevalgono sulle ragioni del diritto in senso stretto, e quindi sarebbe comunque necessario passare attraverso un voto, necessario, sarebbe auspicabile passare attraverso un voto parlamentare. Dall'altra parte però si potrebbe obiettare che la via referendaria, pur, ripeto, non essendo costituzionalmente necessitata, anche perché l'ordinamento interno non ha delle indicazioni riguardo come uscire. È vero che l'articolo 50 dice conformemente alle proprie norme costituzionali, però a differenza di altre costituzioni, penso a quella tedesca, quella francese, che sul punto sono più puntuali, quella italiana sì, contiene dei riferimenti all'Unione Europea, ma non indica poi sul piano interno come uscire. Da questo punto di vista si apre una partita anche da un punto di vista giuridico. Quindi il governo che può notificare la prima soluzione, ma sarebbe debole politicamente. Ci sarebbe bisogno di un intervento del Parlamento, una mozione che dia il là al governo, ma questo richiede probabilmente una coscienza forte, radicata nel Paese, che in questo momento non c'è. Io prima, quando dicevo non cogliamo questo momento, non andava inteso come usciamo oggi, ma cogliamo questo momento nel senso che prendiamo l'occasione per iniziare a discutere seriamente, sotto vari punti di vista, della possibilità di arrivare il più breve tempo possibile ad azionare quella facoltà di recesso di quell'articolo 50. Io credo che delle tre soluzioni, quella referendaria, che però sul punto richiede una legge di revisione costituzionale, sia quella che sia in grado di resistere a eventuali obiezioni da parte dell'ordinamento comunitario, da parte della comunità internazionale, da parte dei franchi tiratori interni, che non mancano e non mancheranno, perché darebbe una legittimazione, un'autorevolezza politica fondamentale per poter agire ai sensi dell'articolo 50 del Trattato UE. L'hai spento. No, una curiosità in aggiunta. Il Trattato di funzionamento dell'Unione dovrebbe citare l'articolo 4 il principio di leale cooperazione come principio di relazione tra i paesi appartenenti all'Unione. Quindi paradossalmente, se gli altri paesi europei o alcuni di essi, Germania, Francia, quelli che saranno, dovessero porre degli ostacoli nel caso in cui l'Italia decidesse di, o un altro paese decidesse di uscire, potrebbe configurarsi da parte loro una violazione degli stessi trattati, perché perderebbero, diciamo, non aderirebbero a questo principio? Una curiosità, diciamo. La risposta è sì, sì, assolutamente sì, solo che purtroppo il principio di leale collaborazione sembra caduto nel dimenticatoio, perché anche tutta la partita che è stata fatta per il recovery plan, abbiamo visto lo scontro che c'è stato, no, tra i paesi rigoristi, i paesi meno rigoristi, quindi è un principio che secondo me è importante, che l'Italia dovrebbe invocare in questo senso nel momento in cui dovesse fare un'azione di questo tipo, ma che purtroppo per molto tempo è rimasto sulla carta. Comunque è un'ottima considerazione. Altre domande? Considerazioni, riflessioni? Assolutamente. Prego. Allora, una considerazione che chiedo a MMT di auspicare, di fare in modo che nelle scuole superiori, di consigliare, insomma, spingere gli insegnanti ad avere delle lezioni di macroeconomia come attività extrascolastiche. Ecco, io a Rimini sono un normale insegnante di scuola superiore, già da 4 anni a questa parte chiamo i 2 esperti di Rimini, Giuseppe Nasone e Carlo Baratti, che mi sono venuti per 4 ore in 4 classi a fare lezioni di macroeconomia di MMT, oltre poi ad avere anche l'ingegner Fabio Conditi di Moneta Positiva in un'altra occasione. Ecco, ho dovuto lottare, cioè, contro 2 presidi precedenti, contro qualche collega che mi boicottava, però alla fine con gli studenti ce l'abbiamo fatta. Cioè, gli insegnanti, se avessero qualche spinta, insomma, che non si autocensurassero poi da soli, e avessero dall'alto, con, no, qualche aiuto anche dei militanti, no? Non solo dall'interno della scuola, si propaga, insomma, scusate,
in modo più veloce, perché poi gli studenti, i giovani, sono vero il futuro. Grazie. No, è vero, assolutamente. Credo che in una logica peraltro pluralista, visto che ci riempiamo tante volte la bocca della democrazia pluralista, credo che un confronto su questi temi che sono politicamente scorretti sia quanto di più democratico possa avvenire, ma purtroppo sappiamo che questo paese vive una narrazione per cui certe prese di posizioni devono assolutamente essere disinnescate, soprattutto a partire dalla scuola, che è quella che poi forma e forgia le menti dei nostri ragazzi. Grazie, ottimo. Facciamo un applauso ai relatori. Grazie Daniele, grazie Warren. Allora adesso c'è Giuseppe, il nostro amico Giuseppe Povia. Voi dovete sapere che Giuseppe Povia, io l'ho conosciuto nel 2013, era talmente coinvolto dall'aspetto economico-sociale di quello che stavamo dicendo della MMT, che alle 10 di sera mi chiama e dice: senti Filippo, ma il debito pubblico perché funziona in questo modo? Ma il deficit PIL cos'è? Cosa significa? Ma le tasse a cosa? Cioè, in pratica faceva domande di carattere economico, perché lui stava preparando dei pezzi effettivamente mirati a questo argomento. Quindi abbiamo l'onore e il piacere di avere Giuseppe Povia con noi, che ci farà divertire alle tale con tre pezzi che canterà live. Giuseppe, ci sei? Ok, possiamo lanciare. Aspetta un attimo, aspetta che... Vuole questo? Ok, Giuseppe Povia, il tempo di dare un attimo la traduzione dei testi di Giuseppe a Musler, perché gliel'abbiamo tradotto in inglese, così capisce cosa dice. Ok. Devo disinfettare il microfono? E li scalzi, eh? Le ciabatte si può fare. Vado, eh? No, aspetta. Filippo, quella cosa iniziale la facciamo finale o la facciamo iniziale? Va bene. Allora, tutti insieme. Where is Warren Mosler? Where is? All together. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Warren Mosler. Happy birthday, thank you. Thank you. Thank you. But you look 40, 41, 42. I sing some songs for you. Ok. Torneremo in Italia, io l'ho dedicata a mio papà, che se n'è andato il 7 febbraio. Avrei voluto che la sentisse, ma non ce l'ho fatta. La sente dal cielo. Lì c'è il video. Io mi ricordo l'Italia da un quarto piano a Milano città, le mie sorelle Renata, Elisabetta, Annalisa, mamma e papà, i baci sulle panchine, i paninari, metallari ed armi, chiamarsi dalle cabine, fumare ascoltando i Pink Floyd e Duran, era l'Italia delle mille partite e giardini. L'Italia che si amava senza telefonini, l'Italia che aveva il coraggio di dire anche no a noi figli e al mondo.
torneremo l'Italia che con la sua lira era una grande potenza europea. Torneremo l'Italia che aveva il più grande risparmio senza andare all'IKEA. Ridaremo all'Italia quello che non ha, ridaremo alla gente dignità. Torneremo Italia, Italia. Na, na, na. E mi ricordo che quando cadevo capivo e mi rialzavo da me, perché imparavi la vita nel mondo reale, non sul web. E la rima con amore era valore, c'erano i battiti delle attese, scoprirsi piano e non con le foto, che l'attimo dopo passa la magia. Era l'Italia che non abbassava lo sguardo, l'Italia che non abbassava la guardia, l'Italia che aveva il coraggio di dire anche no. A noi figli, it's a problem. E al mondo, torneremo l'Italia che in autoironia imitava Fantozzi ma anche Totò, alla faccia di tutta questa burocrazia che ti sembra di stare in un reality show. Torneremo l'Italia delle lettere che mia mamma scriveva per parlare con me. Torneremo Italia, Italia. Torneremo l'Italia dei nonni e le nonne che hanno dato la vita per noi anni fa. Combattevano in guerra, intanto si amavano, intanto ci davano la libertà. Ridaremo anche a loro un po' di verità, ridaremo anche a loro dignità. Torneremo Italia, Italia. Na 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 na. Ridaremo all'Italia quello che non ha, ridaremo alla gente dignità. Torneremo Italia, Italia, Italia. Torneremo Italia, Italia, Italia. Torneremo Italia. Na na na. Na na na. Na 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 na. Troppo buoni. Il debito pubblico, the public debt. Facile, eh? In uno stato a moneta sovrana, come Russia, Inghilterra, USA o Cina, il debito pubblico non è un problema. Sono tre secoli che ci dicono che il debito pubblico è un problema. Sono tre secoli che non lo è. Lo diceva un economista. Goddard, Charles Goddard, Charles Goddard. Facciamo un reggae. Ogni soldo che lo Stato spende, ma è chiaro che lo perde. Ma siccome lo crea dal nulla, non perde nulla. E questi soldi vanno nelle tasche dei cittadini, così l'economia riparte. Grazie cittadini che con i soldi dello Stato creati dal nulla possono lavorare e vivere con dignità nella sovranità. Il debito pubblico non esiste, ma l'italione ancora insiste generando un grande marasma. Ma il debito pubblico è un fantasma. Se lo Stato ti dà 100 soldi ma poi te ne leva 50 di tasse, di 50 che ti rimangono non sono debito pubblico, sono la tua ricchezza. Le tasse le hai appena pagate, le hai pagate con gli altri 50, coi tuoi 50 ci paghi le rate. Puoi far l'amore, risparmiare e puoi mandare i bimbi a scuola, non dare retta a quella sola.
che dice che il debito pubblico esiste, il debito pubblico non esiste. E le tasse? A cosa servono le tasse? Le tasse non servono allo Stato per fare una strada o un ospedale. No, perché lo Stato può stampare i soldi, sì, come quando vuole. Le tasse servono per imporre, sì, ai cittadini una moneta, sì, controllare l'inflazione, sì, e l'andamento dell'economia. E nemmeno gli evasori fiscali sono un problema, signora mia, mia. I soldi che uno si ruba via via, un giorno li rispenderà di nuovo nell'economia. E se li spende all'estero? Allo Stato gli fa il solletico, perché uno Stato sovrano ti controlla, ma può tappare tutti i buchi. Secondo voi farnetico? Sì. E allora come faceva l'Italia della lira ad essere una grande potenza europea? Ma non lo dice mica Povia. Il debito pubblico non esiste, ma l'italione ancora insiste, generando un grande marasma. Ma il debito pubblico è un fantasma. Se lo Stato ti dà 100 soldi, ma poi te ne leva 50 di tasse, i 50 che ti rimangono non sono debito pubblico, sono la tua ricchezza. Le tasse le hai appena pagate, le hai pagate con gli altri 50, con i tuoi 50 ci paghi le rate, puoi risparmiare, far l'amore, e puoi mandare i bimbi a scuola, non dare retta a quella sola, che dice che il debito pubblico esiste, il debito pubblico non esiste, il debito pubblico non esiste. E a te che credi che con la lira eravamo messi male, guarda l'Italia ora, è un ospedale. Però il cazzaro sono io, come sempre. Mehmet. Sul muletto papà. Bruno Pizzul, vai! La nostra nazionale, che difende il titolo conquistando 4 anni fa in Spagna. Ecco che batte in mezzo, grappolo di uomini! Gol, gol, gol da parte di Altobelli. Però era bella Sanremo questa, sarebbe stata una figata. E poi questa, e basta. Cantiamo anche questa e basta. Guardate pure lo schermo che alla fine le faccine si levano. Voi lo sapete che l'Italia non può sforare la soglia del 3% del deficit PIL? Però l'hanno sforata col Covid, eh? È crollato il castello. Fa così. Numeri, numeri, siamo tutti dei numeri, ma vorrei che fossimo tutti numeri uno. Numeri, e in quanto numeri, sforiamo la soglia del 3 insieme. Sforiamo la soglia del 3, facile. Sforiamo la soglia del 3. Ma cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è? Dunque, la soglia del 3, spiegato a mia zia, vuol dire più soldi in economia. È un po' più lavoro, è un po' meno tasse, vuol dire che st'Italia riparte. E tu bambina non puoi andare di qua e di là, se senza lavoro ci rimane tuo papà. Ciao. E tu ragazza ti vuoi innamorare, ti vuoi sposare e vuoi la felicità, già, ma questo Stato non ti aiuterà. Siete d'accordo con me? Più lavoro, meno tasse? In alto le mani, weppa weppa! Numeri, numeri, siamo tutti dei numeri, ma vorrei che fossimo tutti numeri uno! Numeri, e in quanto numeri, sforiamo la soglia del 3, poi! Non vi sentono a Bruxelles, sforiamo la soglia del 3, del 3. Quante parole difficili, Filippo. Grund. La soglia del 3 del deficit PIL non si può sforare, ce lo chiede la Germania e l'Europa. Vuol dire creare un po' più soldi per tutti, vuol dire che tutti avremo una dignità. Capisci che sta cosa non mi va, di due bambine io sono il papà. Sono preoccupato per il loro bel futuro, e il bimbo minchia mi dice complottaro, ti stanno impoverendo pure a te. Siete d'accordo con me? Più lavoro, meno tasse? Fuori dall'euro? Non si può dire! Insieme!
Numeri, numeri, siamo tutti dei numeri, ma vorrei che fossimo tutti numeri. Uno, numeri, e in quanto numeri, vai, sforiamo la soglia del tre. Poi, non mi sentono, sforiamo la soglia del tre, del tre. Trabucco, immaginati questo momento a Sanremo. Io voglio un mondo che non mente, dall'Oriente all'Occidente. Voglio un mondo in cui l'amore vince sempre, e ad ognuno la sua terra, soldi, pace e libertà. Immaginate adesso? Questo è lo stato migliore, a ognuno la sua terra, soldi, pace e libertà. Se non l'avete capito, questa canzone è dedicata alla culona tedesca e a tutta la Commissione europea che ci sta impoverendo ed industrializzando, con il Fondo Monetario Internazionale, speculazioni finanziarie e le banche della pisca mondiale. Tutto questo grazie ad alcuni politici che ci hanno svenduto. Un applauso al cantante! Non vi sento! Fate oh! Fate oh! Rifate oh! La immaginate a Sanremo, sulle mani e canta! Numeri, numeri, siamo tutti dei numeri, ma vorrei che fossimo tutti numeri. Uno, numeri, e in quanto numeri, sforiamo la soglia del tre. Voi! È orecchiabile, eh? Sforiamo la soglia del tre. Voi! E al diavolo la BCE, BCE. Occhio, BCE! Grazie. Troppo buoni. Tieni. Grazie, grazie. Liberi scegliere. Ma sì, il pezzo nuovo che ha fatto, siamo in perfetto orario, il pezzo nuovo che ha fatto Giuseppe, magnifico. Ce l'hai pronto? L'ha preso impreparato, visto? L'ha messo in difficoltà. Ma è il bello della vita. Allora, a te. Grazie Phil. Mica come oggi, che passano le leggi contro la ragione. No, perché avete... Ah, per il video? Vai. L'ho girato a Roma in mezzo alla gente, c'era la gente che applaudiva. Molti non dormono, strano. Ma che figata. Mi vergognavo un po', ma quando si tratta di libertà. Mica come oggi, che passano le leggi contro la ragione, contro la mente, contro la gente. Mica come oggi, e questa dea Unione Europea che ci vincola, poi si divincola, e ai politici li svincola, e a noi ci pungola. Ma se arriverà che prima o poi ogni razza si incazza e diventeremo noi la vera reazione avversa. Insieme. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi. Mica come oggi, che passano i trattati, dai governi tecnici al pareggio di bilancio, come una casa aperta a tutti senza regole, e questa dea, Unione Europea, che ci vincola, poi si divincola, e ai politici li svincola. E a noi ci pungola, ma se arriverà che prima o poi ogni razza si incazza e diventeremo noi la vera reazione avversa. Dai, chi la canta con me? Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi. Cantiamo quella parola per la quale ci arresteranno tutti. Libertà. Dai, ancora. Libertà, liberi di scegliere, liberi, libertà, liberi di scegliere, libertà, liberi di scegliere, libertà, liberi di scegliere, libertà, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, insieme, libertà. Però vi vedo un po' mosci,
datevi l'ultima soddisfazione. Liberi, 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 libertà. Liberi di scegliere. Liberi di scegliere. Liberi di scegliere. Liberi, liberi, libertà. Troppo buoni. Sandro, dobbiamo fare qualcosa insieme. Filippo, a te, grazie. Dove sei, Filippo? C'è 110 lode in economia, Giuseppe Poia, grande. Assolutamente, sei un amico. Grazie ragazze, grazie Giuseppe, davvero, ci ha fatto un bellissimo regalo e questo, vabbè, in America, il regalo a Mosler. Allora, la festa è finita, ci siamo divertiti, abbiamo acquisito un po' di consapevolezza in modo molto determinato, non abbiamo paura di andarci a confrontare con i grossi economisti piuttosto i grossi giuristi, perché avete visto la caratura delle persone che prima di essere professore universitario, prima di essere costituzionalista, prima di essere economista, sono delle persone da un cuore grandissimo. Grazie Daniele e grazie a Warren e grazie a tutti voi.